situazione. Sono molto lieto di presenziare a questo evento che è stato organizzato dal DAFIS, dal nostro dipartimento, in particolar modo la sezione di archeologia. Abbiamo raccolto questo invito che mi è arrivato da Stefano Costa, che è una persona che ha scritto, un archeologo che ha scritto un presente libro sul input. Ne ho parlato con dei colleghi e si è deciso in qualche maniera di costruire questa giornata, che inizierà lasciando la parola a chi magari di archeologia ne ha già fatta un po', ma soprattutto è rivolta a chi l'archeologia sta iniziando a fare, in particolar modo ai numerosi studenti che vedo oggi in sala. Allora, questo libro, Archeostorie, che già il titolo racconta abbastanza del contenuto, magari non tutti l'avete visto, ma è una raccolta ovviamente di esperienze personali di archeologi. Ve ne parlerà la professoressa Pagliotti. Quello che vi dico è come può iniziare la storia di Archeostorie. Per me è un'idea molto lontana, mi dicono, qua abbiamo un curatore, Francesco Lupanti, che oggi è qua con noi, purtroppo la curatrice Cinzia Dalmaso non è potuta venire oggi, poiché sapete bene che c'è stato un incendio a Fiumicino, ha preso fuoco il ristorante, quindi hanno chiuso lo scalo, doveva arrivare stamattina in aereo a Cristoforo Colombo e non ha potuto venire, quindi abbiamo solamente il curatore e non la curatrice. Peccato, e la salutiamo. Allora, vi dico semplicemente, da quello che ho letto, da quello che mi hanno detto rapidamente, un po' come è nata questa idea. Esiste in Inghilterra, viene fatta, questa iniziativa è partita nel 2011, un'iniziativa a cui si può partecipare sul web, si chiama praticamente il giorno dell'archeologia, l'Archeological Day, dove un giorno all'anno chiunque faccia attività archeologica e di qualsiasi tipo può parlare di sé in quel giorno, scrivendo qualcosa. Nel 2014, questo sul corso di Word di Cinzia, si è aperta una sezione dove gli archeologi italiani hanno potuto dire la loro esperienza, raccontare la loro esperienza. Ecco che da quest'idea poi ne è nata un'altra, quella di raccogliere quelle esperienze che sono state esternate sul sito dell'Archeological Day e di raccoglierle in un volume. Da lì è partita questa iniziativa. È interessante perché si vede soprattutto come l'archeologia non è solo scavo, ma l'archeologia è molto altro, perché è studio del passato, è anche comunicazione del passato, tutela del passato. Quindi in questo solo, in quest'ambito così vasto di ricadute che ha questa disciplina, ovviamente potete immaginare che le figure dell'archeologo possono essere molto varie. Chiudo brevemente, semplicemente dicendo chi è in sala con noi, oltre ovviamente a chi avete già letto nella locandina, cioè la stessa Pallecchi, abbiamo Andrea De Pascale del Museo Archeologico del Finale, abbiamo il sovrintendente dell'archeologica, abbiamo l'ispettrice, la dottoressa ai conventi della sede archeologica, un'archeologa da campo che lavora costantemente in cantieri, in quella che è la frontiera della archeologia urbana e non solo, e poi abbiamo qua in sala altri professori universitari, professor Gianni Taso, professor Servetti, spiego anche l'ex conservatore del Museo Archeologico di Finale, poi la Piera Melli che è stata archeologa e ex funzionaria della sovrintendenza, abbiamo proprio adesso vedo un grecista, lo so Montanari, che salutiamo, ringraziamo la sua presenza, e vedo in fondo anche Roberto Maggi che è stato il primo ex funzionario archeologo della sovrintendenza. A questo punto lascio la parola a Silvia e così presenta il libro, poi presenteranno un po' le varie figure, dopodiché abbiamo il dibattito. Buonasera a tutti. Allora, prima di cominciare io vorrei innanzitutto ringraziare Fabio che ha messo in piedi, diciamo, operativamente questo incontro e che ci offre oggi la possibilità di parlare di questo libro e di confrontarci sul libro, ma più che sul libro di confrontarci su quelli che sono le nostre idee di archeologia, quelli che sono i nostri modi di fare e di pensare l'archeologia,
e ci permette di farlo appunto in parte con uno dei curatori del volume, con alcuni degli autori, dei contributi contenuti all'interno del volume, con tanti altri specialisti che si occupano di archeologia da tanti punti di vista, anche molto, molto diversi, ma naturalmente complementari tra di loro, e si sente, sì, anche in questo modo. E anche naturalmente con gli studenti che oggi fanno diciamo, parte del nostro pubblico e che ci sostengono dalla parte in fondo della nostra sala. Dunque, come fanno i miei studenti quando io parlo di qualcosa che mi sta a cuore e questo libro effettivamente mi ha preso molto, tendo a fare dei lunghi monologhi e rischierei di tenermi qua tutta la sera, per cui mi sono fatta una serie di appunti che mi auguro di riuscire a rispettare, non sono sicura di farlo, ma ci proviamo. Dunque, nei giorni scorsi, preparando questo incontro, mi sono trovata a rileggere il testo di Archeostoria, che avevo poi avuto occasione di leggere qualche mese fa quando era uscito. Una delle riflessioni che mi son trovata a fare era sul modo in cui questo libro è costruito. Mi sono chiesta in particolare se questo lavoro possa essere considerato un libro. In realtà una risposta non ce l'ho, vi dico quello che è il mio pensiero. Secondo me questo, più che un libro, è un invito. È un invito a discutere, un invito a parlare di temi come questi. È un'occasione che ci serve da spunto e da possibilità per costruire qualcosa di nuovo, che non è necessariamente quello che è scritto nel libro, né nei singoli contenuti del libro, né nel libro, nel suo insieme. Questo libro probabilmente è un percorso più che un libro. E se interpreto in maniera corretta l'idea dei curatori e degli autori, è qualcosa che, diciamo, deve colpire, deve arrivare più che per quello che c'è scritto, per quello che noi possiamo provare a costruirci sopra in occasioni come questa. Fabio diceva che questo libro in questi mesi viene presentato in diverse sedi, in varie parti dell'Italia, viene presentato e discusso. E io credo che se ho capito bene quello che questo libro vuole dire, questa forse è anche una delle ragioni per cui questo libro mi ha entusiasmato, io credo che questo sia tutto sommato il significato più profondo che questo lavoro ci vuole dare. Per cui più che di un libro probabilmente si tratta di un'operazione culturale. Un'operazione culturale che è importante e che credo possa portare un contributo notevole alla nostra archeologia di oggi. Anche per questa ragione la parte di questa presentazione che si svolge da questa parte del tavolo abbiamo deciso di ridurla il più possibile, proprio perché pensiamo che una volta lanciata l'idea, quello che conta per un lavoro come questo è la costruzione del dialogo e delle idee che possiamo fare tutti insieme. E quindi anche io su questo, se ci riesco naturalmente, cercherò di essere abbastanza breve. Nonostante la premessa, qualcosa naturalmente vi voglio dire di questo libro, anche perché, sia perché Fabio mi ha chiamato per questo, quindi è giusto che io qualcosa faccia, ma anche perché penso che gran parte di voi forse ancora non ha avuto l'occasione di leggerlo o di sfogliarlo. E quindi vediamolo un po' questo libro. Questo libro è composto da una serie di contributi diversi in cui vari autori, vari professionisti dell'archeologia raccontano in forma di diario una loro giornata lavorativa tipo. E quindi è un libro che nella forma è un libro piuttosto semplice, scorrevole, un libro di quelli che si leggono tutti d'un fiato. È un libro anche emozionante perché ci offre una visione dell'archeologia che non è l'archeologia ufficiale, ma è l'archeologia vera, vissuta dalle persone, con il loro lavoro naturalmente, con i loro ritmi, con le loro routine quotidiane, ma anche con i loro problemi, con le loro preoccupazioni, con le loro aspirazioni. Quindi è un'archeologia viva. E credo che queste storie sono oltre 30 storie
e sono storie tutte diverse tra di loro. Quindi quello che accomuna questi contributi è il fatto che gli autori in qualche maniera si occupano di archeologia, ma in realtà sono autori che sono professionisti che guardano l'archeologia da punti di vista molto differenti tra di loro, che hanno approcci diversi e che hanno quindi anche routine e strutture di vita differenti tra di loro. E questo in effetti è piuttosto interessante. In genere si rinchiudono delle discipline come la nostra nell'ambito di delle parole, come l'archeologia, che sono dei grandi cassetti, dei grandi contenitori che vogliono dire tutto e niente. E molto spesso si tende a semplificarne, soprattutto da di fuori, da chi ancora archeologo non è o da chi si avvicina all'archeologia con passione, ma forse diciamo non cercando nell'archeologia una vera e propria professione, un obiettivo della vita. Ecco, in archeostorie voi troverete una serie di storie, appunto, di persone che raccontano la loro esperienza, il loro percorso nell'ambito dell'archeologia e lo fanno con una visione che è assolutamente disincantata, una visione reale, concreta, però tuttavia riesce ad essere una visione positiva, una visione costruttiva, e questo in un mondo come il nostro oggi secondo me è un altro dei valori importanti, un altro dei punti importanti di un libro come questo. In questi anni abbiamo visto una crisi molto molto profonda dal punto di vista economico che ha avuto dei riflessi anche importanti su tutto quello che è il sistema della cultura, della didattica, della ricerca. Questo riflesso negativo che la nostra crisi ha avuto anche sull'archeologia è ben presente a tutti noi. Noi viviamo in un mondo, viviamo in un'università in cui spesso, per esempio, per fare un esempio, i nostri studenti tendono in qualche modo a pensarsi e a viversi come degli utenti di un paradiso a scadenza. Voi siete qua, fate degli studi bellissimi, seguite quelle che sono le vostre passioni, andate magari a scavare, fate i nostri laboratori, vivete delle esperienze che sono uniche, ma spesso tendete dentro di voi a pensare che tutto questo poi avrà un termine, il termine sarà nel momento in cui lascerete l'università. Questa è una visione un po' cupa e rassegnata che si è sviluppata nel corso degli ultimi anni, forse in parte c'era anche prima, ma negli ultimi anni diciamo si è acuita in maniera molto molto decisa, e è una visione a cui archeostorie si oppone in maniera molto forte. Cioè, se lo leggerete vi renderete conto che c'è una posizione per niente rassegnata nei testi raccolti in archeostorie. Sono testi appunto che vedono la realtà per quello che è, non c'è illusione in questi testi, ma c'è comunque una visione combattiva di un'archeologia che ci vuole essere, e per esserci oggi bisogna riuscire a reinterpretare quello che è il nostro mestiere. In realtà del nostro mestiere noi dobbiamo costruire una immagine nuova, che sia un'immagine più attiva, più costruttiva, che sia un'immagine in grado di dialogare con quelle che sono veramente le esigenze del nostro mondo e della nostra società. Dobbiamo fare in modo che chi ci osserva dall'esterno, chi ci ascolta, pensi all'archeologia e pensi al nostro mestiere come qualcosa di importante, ma non importante di per sé, importante per la società, qualcosa che effettivamente può restituire dei valori, può restituire qualcosa che in qualche maniera può andare a tessere un sistema di cultura condivisa. Lo dicevo che dovevo seguire gli appunti e che non dovevo parlare, abbraccio. Ad ogni modo, il volume, tanto per tornare all'ordine, è suddiviso in sette sezioni, e queste sette sezioni sono un po' come sette bandiere del volume. Sono sette punti di vista molto forti. Le prime due sezioni si intitolano Archeologia d'assalto,
E l'archeologia come la conoscete già, parentesi, o forse no, chiusa parentesi, e raccolgono storie di archeologi in qualche modo tradizionali, cioè archeologi che che percorrono la strada dell'archeologia da punti di vista in qualche modo già codificati, fermo restando che questi percorsi, questi punti di vista possono comunque essere riletti e reinterpretati per rispondere meglio a quelle che sono le esigenze della nostra società. Per farvi degli esempi, in queste due parti voi trovate appunto la descrizione della vita quotidiana dei diggers, degli archeologi che lavorano sul cantiere, sia negli scavi preventivi, negli scavi di emergenza, che sono le realtà più dure in realtà nel nostro paese, più dure anche dal punto di vista del riconoscimento professionale e del riconoscimento economico, chi l'ha fatto lo sa. C'è però anche la vita, per esempio, degli archeologi da campo che si occupano degli scavi di ricerca, che è tutta diversa da quella degli archeologi che inseguono la ruspa dei cantieri di. Trovate per esempio la vita una giornata di vita di un ceramologo, di un archeologo sperimentale che vi racconta con emozione il modo in cui si riesce a capire qualcosa della vita e della cultura degli antichi provando a riprodurre quelle che sono le tecniche che gli antichi dovevano utilizzare, per esempio nel caso l'episodio della ricostruzione di una casa, di un edificio. E poi naturalmente trovate la vita del professore, la vita del ricercatore, dell'archeologo che lavora in sovrintendenza. E trovate il disegnatore, il topografo, il geoarcheologo e così via. Quindi percorsi in qualche modo già strutturati, ma che possono essere riletti e riadattati a quelle che sono le esigenze della nostra società, che è sempre più complessa dal punto di vista sia della stratificazione culturale sia della comunicazione. Le altre cinque parti, anche queste con titoli abbastanza espliciti, decisamente direi espliciti, come aprire l'archeologia, archeologia pubblica, comunicare l'archeologia, comunicazione online e l'archeologia del futuro, raccontano invece percorsi che in qualche modo sono più nuovi, meno codificati, raccontano percorsi sia nella ricerca che in gran parte in realtà, nel caso dei testi raccolti in questo volume, sono approcci al modo di comunicare dell'archeologia, che secondo gli autori, e assolutamente anche secondo me, deve essere resa pubblica, deve essere resa un patrimonio pubblico. L'idea generale che sta alla base di questi testi è appunto il fatto che l'archeologia non è un insieme di oggetti, l'archeologia è un sistema di approccio a un bene comune, che è la storia. L'archeologo è uno storico delle fonti materiali, quindi è uno storico che in qualche maniera dalle tracce materiali che ogni giorno nella nostra vita quotidiana noi andiamo graffiando sulla materia che siamo noi stessi e che ci circonda, a partire da questo ricostruisce la storia. Un archeologo è uno storico delle fonti materiali. Mortimer Wheeler, che voi sapete, era stato uno dei più geniali archeologi e teorici dell'archeologia del Novecento, diceva che l'archeologo non studia oggetti, ma esseri umani. Studiare un vaso è difficile, può essere difficilissimo. Studiare una persona è incredibilmente difficile. Se voi voleste capire la profondità della vita, dei pensieri, dei sentimenti, delle preoccupazioni di una delle persone che vi sta accanto, non vi basterebbe una vita sola. E pensate all'archeologia, all'archeologo che non vuole capire la profondità della vita di una persona, ma vuole capire la profondità e la complessità della vita di una comunità, di una popolazione, e tra l'altro lo vuole magari fare a distanza di tempo, cioè trovando delle strade, delle chiavi di lettura per oltrepassare
il tempo che separa la nostra vita dalla vita delle persone che vogliamo studiare, e trovando anche delle chiavi di approccio attraverso le trasformazioni stratificate della materia che costituiscono le tracce che l'archeologo può studiare. Torniamo al libro. In questa parte, in queste altre cinque parti del libro, che appunto sono in gran parte dedicate alla costruzione di una idea nuova di archeologia, voi trovate la vita di professionisti che interpretano da tanti altri punti di vista l'archeologia. C'è l'archeologo che si fa, per esempio, regista, c'è l'archeologo disegnatore, c'è l'archeoblogger, c'è il webmaster, c'è l'archeologo che si occupa di progettazione attraverso il crowdfunding, c'è l'archeologo che si occupa di migliorare il sistema di gestione dei beni che gli sono affidati in interazione con la comunità che lo ospita. Quindi c'è tutta una serie di professioni nuove, diverse, che moltiplicano gli approcci all'archeologia, cercando in qualche maniera di restituirla alla comunità, per fare in modo che l'archeologia si tessa con la comunità in un rapporto di scambio reciproco, volto alla costruzione di quella che è una cultura comune e condivisa. Questa necessità di moltiplicare gli approcci, una necessità di moltiplicare gli approcci dal punto di vista della comunicazione, ma naturalmente anche dal punto di vista della ricerca. Moltiplicare gli approcci dal punto di vista della ricerca per fare sì che la nostra disciplina diventi un'archeologia pubblica in ogni senso, un'archeologia condivisa nei risultati, nei metodi e nei dati. E in questo senso mi sembra che vadano i testi, almeno in buona parte dei testi che sono raccolti nel volume di Arte e Storia. Chiudo rapidamente con un'ultima osservazione che nasce un po' da alcune battute. Qualcosa di amaro ancora rimane nel volume di Arte e Storia, ma è normale che sia così, perché la vita di alcuni professionisti archeologi oggi come oggi è effettivamente difficile e dura e difficilmente conciliabile con una vita personale dignitosa e umana. E questa riflessione vorrei dedicarla ai nostri studenti, proprio perché loro sono qua e si aspettano forse da noi delle risposte, dei suggerimenti su quello che può essere il loro futuro e su quello che può essere il loro modo di fare archeologia. A volte si dice che l'università non vi prepara, che non vi offre gli strumenti che vi servono, che vi saranno poi utili e necessari per essere archeologi una volta che sarete usciti da questo percorso. È vero che l'archeologia è un percorso molto, molto complesso. Il lavoro dell'archeologo è complesso quanto sono complesse le vite degli uomini che l'archeologo si propone di studiare. Per questa ragione l'università vi può offrire una serie di informazioni, una serie di approcci metodologici, una preparazione anche tecnica e soprattutto degli strumenti critici. Ma effettivamente il vostro modo di essere archeologi siete solo voi che lo potete costruire, perché sarà la somma di quelle che saranno le vostre scelte personali, perché sarà la somma di quelle che saranno le conoscenze che selezionerete e che deciderete di utilizzare per indirizzare la vostra vita futura. Per questa ragione è importante l'università. L'università vi aiuta a vedere i percorsi, ma attraverso questi percorsi vi dovete orientare sostanzialmente da soli. Anche questo, secondo me, è il ruolo importante di questo volume, perché questo volume vi racconta alcuni dei percorsi che dei colleghi sono riusciti a sviluppare
e attraverso i quali sono riusciti a crearsi una vita nella ricerca, una vita nell'archeologia. E io vi chiudo appunto dicendovi che un'altra delle cose che forse, che spero vi possano aiutare nell'orientamento in questo mare strano, complesso ma bellissimo che è la nostra professione, sono incontri come questo di oggi. Davanti a voi adesso avete tutta una serie di archeologi, professionisti che si muovono verso e attraverso l'archeologia da tanti punti di vista. Siamo tanti, siamo tutti differenti, abbiamo storie personali e professionali molto, molto, molto diverse e forse qualcosa vi possiamo dare. Approfittatene. Anche senza microfono, potresti avere il microfono invece di avvicinare e allontanare. Ringrazio Silvia per questo intervento, che è stato veramente sentito ed è importantissimo. Quello che ha parlato di questo libro, per stimolare anche una capacità, un po' muovervi da soli, avere le idee giuste e avervi in gioco autonomamente, non aspettate di essere seguiti. Di tanto, avete le indicazioni, cercate di inventare il mestiere. Passiamo quindi a vedere i casi della vita. Inizierei quindi a chiamare qui il sovrintendente Vincenzo Gemmo. Allora, quindi vediamo, diciamo, parliamo della tutela adesso, comunque. Prego, puoi dire qualcosa. Buonasera. Intanto ringrazio anch'io l'amica Salnaso, il dottor Negrino, per avermi invitato qui oggi a fare un bel commento della colline, Salnaso e tanti e molti altri autori e collaboratori. Mi pare che l'orientamento della giornata sia proprio la educazione della professoressa, così fare tutte le storie, forse sono più che storie personali che sinceramente sono state forse quelle che coinvolto nel volume, no? Alcuni hanno preso la lettera forse dell'invito raccontando un po' tanto lo specifico, no? Della storia del singolo curatore, del singolo funzionario, più interessanti per chi leggerà, perché in questo volume sono le storie di chi invece ha cercato di dare una dimensione proprio universale al suo vissuto, al suo personale. Quindi più che una sopra storia direi che forse è più coinvolgente anche per ragazzi, per i giovani, capire un po' qual è il ruolo attuale delle sapienze. Non vorrei nemmeno posso sovrapporti con la collega con me che invece ci fa una storia degli scrittori di come adesso bene il tipo, forse non so nemmeno, ma vorrei un attimo così presentare a voi, a colleghi e studenti soprattutto, una brevissima della Renaissance attuale, no? Che si pongono ai potenziali archeologi di Stato, come chiamava uno degli ultimi grandi sovrintendenti, che è stato Piero Puzzo. Cosa sono queste sovrintendenze oggi? Cosa sono diventate tristemente, forse anche l'università, questa crisi progressiva di ruoli, di funzioni? Dobbiamo fare un breve passo indietro a che cos'era, no? Le sovrintendenze, cosa sono nate, che cosa sono state pensate e finalizzate. Sapete forse, che è stato detto nella storia dell'archeologia, che le sovrintendenze sono un organismo tipicamente italiano, che ha una storia secolare, tra le due archeologie e le altre sono state fondate a cavallo tra la fine dell'Ottocento e inizio del Novecento, quindi sono tanti anni e tanti decenni che svolgono la loro funzione, che deve essere quella di magistratura del territorio, ma esattamente l'equivalente statale di polizia, di nostri magistrati, orientati a un controllo e a un gestione del territorio, ciascuno per quanto di competenza, gli archeologi, i archeologici, quelli politici, per quelli architettonici, gli storici dell'arte, per quelli storico-artistici. Di fatto però le sovrintendenze hanno sempre avuto nella
loro storia, soprattutto quella più remota, classica, anche altre funzioni, tipicamente quella della tutela, quella della ricerca e quella della valorizzazione. Sono queste le tre funzioni fondamentali delle sovrintendenze ideali, o almeno da quella storia. Queste tre funzioni sono state effettivamente assolte abbastanza dalle sovrintendenze italiane fino al contemporaneo, che alcuni dei colleghi più anziani presenti ricordano, possiamo collocare tra la metà degli anni 80, ma sono già stati su questa storicizzazione della crisi delle istituzioni sovrintendenze. E una crisi che appunto si colloca intorno agli anni 80, quando l'intervento molto forte della politica su assetti istituzionali dello Stato ha incominciato a mandare in dissesto le nostre organizzazioni. E i giacimenti culturali normalmente vengono individuati, peraltro un'esperienza straordinaria fatta da molti di noi, per la fondativa della nostra anche carriera, però è stata vista giustamente come il momento in cui il privato e la politica sono entrati a piedi uniti dentro le istituzioni legate. E da lì è iniziato un progressivo declino con perdita di funzione. Diciamo che proprio alla metà degli anni 80, nello scorcio della fine degli anni 90, 2000, le sovrintendenze hanno perso progressivamente la funzione di ricerca. Le sovrintendenze non fanno più ricerca intesa nel senso, come dire, programmatico. Fanno ricerca solo attraverso, per cui parlerà la collega professionista, ecco, solo attraverso la valutazione dell'attività dell'impatto archeologico, i lavori pubblici, che per fortuna con la legge, speriamo resista a colpi, ancora è obbligatoria. Quindi è una ricerca condizionata all'evento specifico di tutela, di prevenzione, non è una ricerca di programma. Passata in qualche modo da una politica dell'università, ora neanche più l'università, e neanche l'università, i finanziamenti per la ricerca risultano essere ancora più scarsi per quelli che provengono dal ministero. L'ultima funzione che stiamo perdendo, e quindi le nostre storie vengono sempre più tematiche, è quella della valorizzazione. Non tutti, forse, qui dentro ancora sanno, hanno realizzato, soprattutto i giovani, che grande colpo alla teoria di Stato è stata data dall'attuale Presidente del Consiglio, dall'attuale Ministro, che hanno deciso di dividere l'aspetto valorizzazione, la funzione di valorizzazione, dalla funzione di tutela e ricerca residuale. Quindi le sovrintendenze archeologiche, quanti di voi si stanno preparando, sperando di entrarci dentro, quanti di voi ci sono entrati da poco, più di tempo, e stanno per vivere una rivoluzione copernicana. Non si occuperanno più di valorizzazione intesa come valorizzazione museale. Se leggete l'unica storia di funzionario, di questo giovane funzionario del Romagna in archeostorie, lui porta come esempio del suo lavoro quotidiano tipicamente il lavoro in museo, visitato dal Museo Archeologico Nazionale di Ferrara, e credo che questo ragazzo sia stato un assistente alla mitica direttrice, ma sta per permettere di farlo, e poi un'attività tipicamente legata alla tutela archeologica preventiva che si evolve tra i fanno della locale, di scavo reso possibile dall'archeologia preventiva e poi dal coinvolgimento bonario dei ragazzi, delle scuole, della comunità locale di questa affitta Emilia. Se prendiamo la sua storia come esempio, forse poi riprenderà un'altra molto orientata alla realizzazione di ogni suo, questa specifica connessione museale, se il giovane ispettore rimarrà in sovrintendenza archeologia, verrà persa. I musei non saranno più gestiti dagli archeologi, ma saranno solo gestiti dagli storici dell'arte, che nella riforma franceschina hanno perso le sovrintendenze accorpate con quelle degli architetti. Quindi è molto importante che soprattutto credo i giovani che prima di tentare tutte le altre possibili archeologie o parallelamente alle altre possibili, come è stato oltretutto noi, cercheranno di orientarsi alle archeologie tradizionali, università, sovrintendenza, è importante capire che l'attuale orientamento, che infatti
enfatizza l'aspetto giustamente di valorizzazione rischia di essere strappata alla categoria professionale archeologica. Questo è un discorso che riguarda tutti, cioè non saremo più noi a gestire i musei archeologici nazionali. Progressivamente l'evoluzione potrebbe essere anche, come dire, di un accaparramento da parte degli storici dell'arte, dei musei civici archeologici, perché è chiaro che partendo dai dirigenti che non sono più archeologi, direttori dei poli, come si chiamano adesso quelli museali, a cascata anche i funzionari dovranno canalizzarsi verso l'orientamento preciso. Quindi chi di voi desidererà lavorare nei musei, è bene che incominci a spostarsi verso un tipo di carriera che lo porti a trovare collocazione all'interno del museo. Chi invece vuole fare archeologia di campo, tutela, territorio, un po' di ricerca, anche un museo occidentale, che ancora si riesce a fare, potrà farlo all'interno delle sue dipendenze archeologiche. Quindi diciamo che la storia dei funzionari, dei sta per modificarsi. Il 2015, no, queste scadenze quasi sistematiche, trentennali, sta una boa, stiamo passando i musei al polo, tutto cambierà per noi, è particolarmente triste il pensiero, tutti lo siamo, perché devo dire, sfatando gli ennesimi luoghi comuni, che ormai quasi tutti i giovani funzionari, quasi tutti gli ex giovani sovrintendenti trascorrono la grande maggioranza del loro tempo concentrati su aspetti di valorizzazione e non più in mira. Quindi è un assurdo dividere e suddividere queste due componenti, queste due funzioni che sono strettamente connesse. Delle tre, ricerca, tutela, valorizzazione, rischiano di essere isolate, segmentate, risuddivise, riposizionate con un'operazione che non credo che verrà all'unità della teologia, dei progetti strategici, pensate anche ai colleghi universitari che se vogliono fare musei dovranno riferirsi ai poli, se vogliono fare concessioni di scambio, la teologia. Ecco, quindi una frammentazione che rischia di essere solo funzionale a cosa? Non so se qualcuno di voi ha avuto occasione di leggere l'ultimo, l'ennesimo pamphlet di Tommaso Montanari, la storia dell'arte di Pisano, che si intitola Privati del patrimonio, no? Con un gioco di parole sul fatto che rischiamo tutti, cioè professoressa, di essere privati di questo patrimonio comune, di questa identità condivisa e protetta dalle istituzioni come le dipendenze, le università e i musei civici, a favore dei privati, di sostantivo, aggettivo, cioè di un intervento privatistico di gestione dei beni culturali, in particolare per quanto riguarda la valorizzazione. Quali erano anche oggi, limitate di scalare, limitate di tutelare laddove ancora lo consentiamo, ma la valorizzazione e la comunicazione dei beni archeologici e culturali sta transitando verso il grado. In questo senso mi pare che anche storie sia profetica, perché la stragrande maggioranza delle storie sono di valorizzazione, di comunicazione, sono scritte e vissute da non strutturati, giovani, quindi come dire c'è una sorta di convergenza, no? Tra politica e istinto sociale. Dobbiamo cercare di capire come mantenere un equilibrio tra queste componenti che sono sacrosante: il privato, giovane, non strutturato, va benissimo, deve trovare collocazione, deve trovare applicazione. È peccato che rischiano di essere invece consorterie, lobby, grandi strutture politiche a impadronirsi in questa organizzazione che invece dovremmo tutti continuare a gestire e a contribuire in questo senso. Questo è il quadro globale, allora non so che cosa prevede il Presidente della sezione, ma forse l'ideale sarebbe passare la parola, mi permetto farlo a Marta, se mi consentono agli altri, chiusa il discorso. Grazie, Silvio. Grazie a tutti, penso che il mio ruolo sia quello di giovane ispettore della sovrintendenza. E
Devo dire che è una gioia per me tornare in quest'aula dove ritrovo veramente non solo professori del passato, colleghi del passato, colleghi del presente, perché poi più si va avanti ci si rende conto che il mondo dell'archeologia è un mondo ristretto, siamo sempre le solite parti e ci troviamo itinerantemente in luoghi, in queste occasioni di confronto. Volevo soffermarmi un attimo sulla copertina di questo libro che io trovo geniale e che rappresenta il contenuto poi che racchiude. E devo confessarvi che guardando questa copertina ho fatto l'associazione di idee. Vi ricordate l'epiteto che Omero dà a Odisseo e che la buona Rosa Calzecchi Onesti traduceva dal multiforme ingegno? Ecco, io trovo che l'archeologo sia proprio questo, e questo libro in qualche modo lo dimostra. È una persona che con le sue conoscenze si mette in gioco e sa inventarsi. Perché diciamolo, il mestiere dell'archeologo, e lo dimostra anche questo libro, non ha molto di romantico, però quello che ci contraddistingue è che pur in tante situazioni che sanno essere veramente tristi e che dell'Indiana Jones e della Lara Croft non hanno nulla, noi però sappiamo mantenere la passione, la fantasia e la creatività. La parola passione in questo libro è in ogni intervento, perché ci vuole passione per fare questo mestiere, non è un lavoro che si tramanda di padre in figlio, certamente, anzi immagino, credo che i vostri genitori quando avete detto loro della vostra scelta, forse, io ricordo ancora la faccia di mio nonno medico che gli disse vado a fare lettere antiche, l'archeologo, oh mio Dio, non hai proprio nient'altro da fare. Quindi questo è un mestiere che si sceglie per passione, che un quarto della popolazione in Italia a domanda risponde che bello l'archeologia, che bello l'archeologo, l'avrei voluto fare anch'io. Io rispondo per fortuna un quarto della popolazione non ha fatto l'archeologo, perché altrimenti oggi ci sarebbe ancora più crisi occupazionale di quella che c'è già. Tutto questo per dirvi che comunque questo multiforme ingegno, tutte queste esperienze che sono presentate nel libro, secondo me sono tutte complementari, nel senso che ogni autore si è focalizzato su un aspetto, ma spesso l'archeologo li vive tutti questi aspetti, se non nell'arco della propria vita, almeno nella propria professione. Mi porto come esempio, archeologa classica con percorso, vogliamo chiamarlo cursus honorum classico, sbocco lavorativo classico, dove per classico intendo abbastanza tradizionale, o quelli che rientrano nei mestieri tradizionali. Cursus honorum di solite, no? Dalla laurea alla scuola di specializzazione, il dottorato, tutta una serie di scavi di ricerca con l'università, poi però bisogna anche mangiare, allora vai a fare gli scavi di emergenza e allora ritrovi molte delle esperienze, per la giornata ordinaria d'emergenza raccontata nel libro, oppure il bel testo di Astrid Eredità, l'archeologia femmina, perché non dimentichiamoci che anche per una donna vivere, lo saprà bene Eleonora Torre, molto spesso una donna nei cantieri, in varie situazioni, ci sono tutta una serie di difficoltà. Poi nel 2008 passa un treno che non mi sono potuta permettere di perdere, anche perché il treno del concorso pubblico è un treno che passa in media ogni 10 anni. Quindi anche lì la congiuntura astrale, perché parliamo sempre di meritocrazia, ma c'è una forte componente di congiuntura astrale in cui esce al momento giusto l'occasione giusta, ecco, anche quello ci vuole. E la mia esperienza, un concorso indetto nel 2008 che mi ha portato poi a essere assunta nel 2010, ecco, perché anche l'espletamento di tutte le procedure concorsuali non sono proprio veloci e immediate, e che mi ha fatto entrare inizialmente come assistente alla valorizzazione in Veneto, lavoravo in un piccolo museo al confine tra il Veneto e il Friuli, dopodiché lo Stato si è ricordato che rientravo in una graduatoria di idonei di un concorso fatto 5 anni prima, e alla fine del 2013
2015 sono arrivata a Genova come funzionaria. Quindi faccio la funzionaria da 15 mesi, ho ancora tutto da imparare, ma trovo che il mio collega Valentino Mizzo, in questo libro appunto, come diceva il mio soprintendente, l'unico funzionario, dica delle cose in cui io assolutamente mi ritrovo. Già il fatto di arrivare a questo tipo di lavoro nel mezzo di cammini di nostra vita ed essere considerati come l'infa giovane e vitale di una struttura, già la dice lunga, voglio dire, sulla tempistica. E poi soprattutto uno pensa, ah, sono arrivato, mi siedo, e invece si rende conto che c'è tutto da imparare e da costruire. E quindi ci si rimette nuovamente in gioco e non vi dico la tutela, imparare che cos'è la tutela, quindi la conoscenza archeologica è solo proprio la base da cui partire per poi l'applicazione di tutta una serie di norme, di legislazione che vi assicuro a volte anche esula da quello che è la nostra forma mentis, da quello che è il nostro atteggiamento verso l'archeologia. Devo dire che qui i passi da fare sono ancora veramente tanti per quello che mi riguarda, ma c'è un aspetto a cui tengo particolarmente affiancato alla tutela, lo sa bene il mio soprintendente, perché guardate, la vita è strana. Quando ero assistente alla valorizzazione in quel lontano museo del Veneto, il dottor Tinè era il mio capo. Poi sono salita di grado, arrivo a Genova, c'è questa riforma del ministero, si rigiocano le carte e chi mi trovo come capo? Il dottor Tinè. Sono fortunatissima. Però devo dire che lui mi conosce e sa quanto la mia esperienza di attività museale nei servizi educativi prima e quanto, bene o male, qui in soprintendenza mi è stato affidato quello che è il servizio di URP, comunicazione, valorizzazione, sa quanto io faccia con passione tutto questo, perché comunque è forte in me e come in me in altri autori di questo libro, come Lidia Vignale, Marta Coccoluto, l'idea di un'archeologia sociale, un'archeologia pubblica. In fondo molte, la gran parte delle cose che facciamo, compreso il mio stipendio, è pagato con i soldi dei contribuenti. Ed è per questo che il pubblico assolutamente non va messo da parte rispetto a quello che facciamo, anzi ha il diritto di sapere e conoscere quello che facciamo. L'archeologo è l'unico che ha le conoscenze tali per comunicare al pubblico i contenuti, ma lo deve fare in un linguaggio adeguato. Non dobbiamo fossilizzarci a usare tecnicismi o a parlare come quando parliamo con i nostri colleghi. Bisogna diversificare quelli che sono i linguaggi e i contenuti. E perché no? A volte usare dei mezzi che coinvolgano, incuriosiscano il pubblico anche attraverso il gioco o l'ironia. Sono bellissimi gli esempi nel libro di questa attività di Giuliano De Felice, Pazzi da Museo, addirittura Francesco Fossetti che crea dei videogiochi di base archeologica. Dobbiamo ricordarci che semplificare o trasmettere al pubblico i contenuti non è assolutamente banalizzare. E in questa attesa del destino della valorizzazione, che non si sa chi più la opererà, una bellissima esperienza che ho avuto qui in Liguria con il mio fantastico gruppo di lavoro presente qui in sala, Stefano Costa, Stefano Rossi e Paola Crella, devo dire che abbiamo sperimentato quello che Marina Loblundo racconta nel libro e quindi tutta questa messa online nei social di quello che facciamo e dei contenuti che vogliamo dare. Noi siamo su Twitter e su Facebook e siamo fieri di avere circa un migliaio di followers e 1500 mi piace, e devo dire che è sempre più il mezzo per comunicare. Allora, pensate che l'apertura straordinaria del 1° maggio all'area archeologica di Genova dell'anfiteatro, a cui noi abbiamo dedicato tanti spazi all'interno dei nostri social, ha avuto 7600 visualizzazioni. Ecco, ci tengo.
No, visitatori circa 500, visitatori reali più di 500, ma 7600 visualizzazioni e un centinaio di condivisioni. Quindi vuol dire che tutto questo sta prendendo sempre più piede e anche la soprintendenza si sta veramente via via spogliando di questa idea di vecchiume, che chissà perché questo pregiudizio al di fuori della soprintendenza è visto come un luogo noioso di burocrati messi nelle carte e via. Questo, io tutto quello che ho fatto, nelle varie cose che ho fatto, non dimentichiamoci mai, noi il multitasking, il multiforme ingegno, ci ricicliamo sempre. Siamo sempre con una valigia in mano, senza fare come Stefano Costa che va oltre i confini a fare missioni all'estero. Nella vita normale, senza uscire dai confini dell'Italia, si è sempre con una valigia e ci si deve spostare, e a volte questa è la difficoltà. Bene, io tutto quello che ho fatto l'ho fatto insieme a delle altre persone. Credo veramente nel lavoro di gruppo, nel lavoro di team, e questo libro lo dimostra. È un libro corale, fatto da tante persone che si confrontano e che lavorano insieme. E più che un manuale di istruzioni per l'uso, credo che sia un manuale di idee per l'impiego di una professione che a volte è difficile perseguire. Grazie a tutti. No, allora, mi sono detto che l'archeologia è donna, perché l'archeologia è donna, non posso farne a meno, grazie all'entusiasmo della dottoressa Conventi e grazie anche, ho notato da parte del superintendente un po' di rammarico per il mondo che sta cambiando, però tutto sommato dai, cerchiamo di leggere anche così una venatura di ottimismo, tutto questo, chissà che le cose cambieranno, ma forse non è bello, speriamo. Visto che l'archeologia donna, chiamiamo prima Eleonora Torre, ci racconta il cantiere e poi chiameremo dopo Andrea che non Pasquale. E dopo la dottoressa Palletti, la dottoressa Palletti, dopo Marta, io devo quantomeno essere altrettanto brillante, sarà molto difficile. Come vedete, io faccio parte di una società archeologica che è stata fondata nel 1989, sono cotitolare di questa società. Ho attraversato due crisi, una delle quali è tuttora in corso. La prima nel 92, perché come sottolineava giustamente il superintendente, l'archeologia è molto legata alle grandi opere, quindi con Tangentopoli che fu sicuramente una stasi totale della carriera. La seconda ancora in corso, non so se riuscirò a sopravvivere anche a questa, sono un pochino provata. Ho amato questo libro, a tratti l'ho amato moltissimo, ho invidiato molti dei protagonisti di queste storie, di questo manuale, sì, ma anche un manuale di sopravvivenza e, per archeologi moderni, e mi sono riconosciuta ovviamente in chi in realtà fa la parte di quello che è davanti all'escavatore nei cantieri e soprattutto nei cantieri urbani. Carne da macello, bestie da cantieri, animali sovente veramente trattati come tali. Stamattina io ho ancora litigato con un tipo, non è il pubblico questo, è l'uomo della strada, è l'uomo che ti dice a cosa serve tutto questo. E a volte ti riesce difficile anche spiegare a cosa serve pulire una fognatura magari del Settecento, però. E quindi è anche questo, il pubblico, la persona, l'interfaccia, qui dobbiamo confrontarci. L'archeologo di cantiere è un mediatore culturale fra persone che non sono quelle che visitano i siti e sono ben disposte nei confronti della persona che di volta in volta spiega e parla, ma sono quelli a cui tu pesti i piedi, perché le istanze dell'archeologia sono, e della tutela in questo caso, sono totalmente diverse dalle istanze dei costruttori, di quelli che devono portare avanti i loro cantieri. Detto questo, mi calmo un secondo, perché no, diciamo che no, sono arrabbiata più che appassionata in questa causa, però vi dico appunto, più amato questi testi, ho, come dice il poeta, desiderato dell'uno il talento e dell'altro lo scopo degli autori, e agli studenti di oggi mi sento di consigliare due cose, proprio in relazione al talento e allo scopo. Coltivate i vostri talenti,
specializzatevi in qualcosa di particolare, che sia la ceramologia, che sia la geocheologia, che sia un qualcosa che vi rende diversi. Esercitate la passione che hanno esercitato questi autori. Io pensavo, tenendomelo come libro dei Chemin su, leggendo una continua sera, che si trattasse tutte di persone molto giovani. In realtà no, ci sono età diverse, ci sono esperienze diverse, però tutte appassionatissime. Sappiatevi industriali. L'importante è non solo seguire il corso di studi, che vi consente delle aperture nei confronti di attività che spero che continueranno ad essere esercitabili, come la verifica preventiva di interesse archeologico, che è anche una palestra per l'archeologo, perché ti consente di affrontare un contesto non così a ricerca, come quello che va lì a spazzolare e a scazzolare, ma come qualcuno che sa benissimo quello che va ad affrontare, possibilmente senza preconcetti, ma che vede e che capisce cosa gli può riservare il lavoro che sta intraprendendo, perché si tratta di studiare, di capire, di analizzare anche preventivamente il sito che poi diffonde. E questa è una cosa. In secondo luogo, scopo. Qual è il nostro scopo? È quello di render conto anche al pubblico, giusto anche al maleducatissimo personaggio che stamattina mi diceva: ma cosa serve tutto questo? Sono e puntini, 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 puntini. È quello di rendere conto. Lo scopo è anche quello di fare storia, quindi di raccogliere i dati nel miglior modo possibile. E tra i miti sfatabili c'è anche quello che sovente chi lavora nelle cooperative fa un lavoro tanto al tocco, si dice a Genova, e non è capace a scavare. Non è sempre così. Quindi lo scopo è quello di raccogliere i dati. Il vostro scopo personale deve essere avere un progetto. Cosa voglio diventare? Io ho visto troppi archeologi giovani che stanno lì parcheggiati nei cantieri, così, perché non sanno fare altro. Sappiate fare dell'altro. Abbiate uno scopo ben preciso, abbiate un progetto di vita, che sia diventare il migliore archeologo della terra, il migliore archeologo italiano, il miglior ceramologo, il miglior comunicatore che ci sia nel vostro mestiere. Abbiate questo progetto, perché la comunicazione alla fine è, al di là del talento e dello scopo, il compito che ci dobbiamo anche prefiggere, proprio per evocare le persone. Mi sono piaciute, ho invidiato le esperienze di Stefano Costa, ho amato moltissimo argomenti anche tragici, anche forti, come quello relativo alle altre mafie. Ho scoperto cose che non sapevo, ad esempio che esiste una radio italiana di archeologia, con cui adesso mi andrò a sintonizzare e magari potrò fare qualche intervento cattivo come quello che sto facendo in questo momento. Però in linea di massima vi dico, è davvero una occasione, e io spero che ci sia un secondo capitolo in questo volume, spero che ci sia un secondo capitolo e magari potrò scrivere un raccontino anch'io. Comunque va bene, metterci una cosa, fra i vari contributi, non li cito tutti perché finalmente ce ne sono alcuni anche interessanti, ci sono delle esperienze anche simpatiche, anamiche e via discorrendo, ma c'è un contributo che è quello di Giuliano Volpe, che è un professore universitario, quindi un archeologo in qualche modo risolto, non un archeologo da campo che ha passato la batta per andare a. Lui parla dell'archeologia dei paesaggi e parla del concetto di globalità. Un altro messaggio, se posso permettervi di lanciarvi, è cercatevi un maestro, cercatevi un'ispirazione. In questo caso io voglio ricordare, vedendo il presidente dell'ISCU, Severino Fossati, quello che io considero veramente mio maestro, che è Tiziano Mannoni. Se voi non lo conoscete, perché siete... proprio perché nonostante mi ritenga
per l'età che ho, per il ruolo che ho la fortuna di ricoprire, una sorta di miracolato, perché con i tempi che corrono appunto non è assolutamente facile lavorare nel settore per il quale si sono intrapresi gli studi, eccetera. Ebbene, alle volte si affrontano dei momenti, dei periodi di dubbi, di difficoltà, perché il lavoro porta ovviamente degli alti e dei bassi, stiamo attraversando, abbiamo detto, lo sapete, momenti di difficoltà, reperire fondi, sempre più burocrazia, complicazioni, eccetera. Nel momento in cui Fabio Negrini, lo ringrazio tantissimo, mi ha chiesto se volevo partecipare a questa presentazione di Archeostorie, mi ha passato il volume per leggerlo, ne avevo sentito parlare ma non avevo ancora avuto l'occasione appunto di leggerlo, questo volume, quindi ringrazio i curatori e tutti gli autori, mi hanno ridato speranza, mi hanno riacceso quell'entusiasmo che momentaneamente avevo perso, mi hanno fatto capire che facciamo il mestiere più bello del mondo e per i giovani farete il mestiere più bello del mondo. Però è essenziale appunto mantenere questa passione, crederci anche quando appunto tutto sembra che giri male, quando incontri, e sono tanti non solo nei cantieri, persone ignoranti e stupide che ti considerano un ruba a stipendio, che fai delle cose assolutamente superflue e inutili nella società, e non è invece così. Bisogna sempre avere appunto questa convinzione che l'archeologia in tutte le sue svariatissime sfaccettature, e il libro lo dà chiaramente, altro che multitasking, cioè siamo veramente un solido geometrico con mille facce, forse di più. Dobbiamo saper fare un po' tutto, dobbiamo saperci adattare ai diversi contesti, a diverse situazioni. Quello di bello che secondo me, tra le tante cose, ha questo libro, oltre a trasmettere passione, è proprio questo: dare l'idea di quanta ampia sia l'archeologia. L'archeologia è tutto, praticamente, e nel bene e nel male. E allora, volendo mettere dei punti di riflessione, anche di criticità che può avere comunque il nostro mestiere, forse perché è un ambiente un po' più lontano dal mio, lavorando in un museo, nel corso degli studi ho fatto poca vita in realtà di cantiere, ho lavorato un po' per Aran, però poi appunto ho preso un'altra strada, e mi hanno colpito particolarmente alcune delle storie proprio di vita da cantiere. Una scritta da Lidia Vignola, in cui, parlando appunto di archeomafie che sono state citate, racconta, e mi sono venuti i brividi perché era un aspetto a cui veramente non avevo mai pensato, le difficoltà che alcuni nostri colleghi possono avere scavando in territori difficili come la Terra dei Fuochi, dove all'interno di un cantiere non solo hai la difficoltà che magari durante la notte ti portano via i reperti, o puoi subire atti di violenza perché dai fastidio a chi controlla illegalmente il territorio, ma puoi anche rischiare direttamente la vita, puoi ammalarti, puoi morire. Perché scavando magari appunto nella Terra dei Fuochi non trovi solo cocci e resti di muri a cui all'università ci hanno insegnato a riconoscerli, a classificarli, ma puoi trovare anche pezzi d'amianto che non sai riconoscere, li tocchi e un giorno passa l'altro, questo può portare difficoltà. Questo mi ha fatto venire in mente tra l'altro un'altra storia non bella di alcuni colleghi che operavano in missioni delle Nazioni Unite, dell'UNESCO, in ex territori di guerra all'estero, e che poi hanno perso la vita, come alcuni militari che operavano in quelle stesse missioni, perché frequentando quei territori sono ammalati di tumore per le sostanze radioattive contenute nelle armi che erano state usate appunto in quei contesti di guerra. Quindi alle volte veramente il nostro mondo può avere lati oscuri
dolorosi ai quali non si pensa. Ma andando invece a pensare ai lati positivi, sempre da un altro, perché è autrice di più testi, racconto di Lidia Vignola, e quindi avvicino di più al mondo dei musei nel quale opero, mi piace leggervi una frase che lei ha scritto in merito al tema più volte richiamato di quanto sia importante comunicare l'archeologia. Lei ricorda come noi dobbiamo assolutamente allontanarci dall'aspetto dell'archeologo studioso impettito che se ne sta, come si suol dire, nella sua torre d'avorio, fregarcene di quelli che se comunichiamo troppo storcono il naso perché pensano che non sia nostro dovere farlo, invece è assolutamente fondamentale, e dice che esimi studiosi, abilissimi nel documentare minuziosamente ogni strato e reperto, sono in difficoltà nello scrivere sulle loro scoperte anche un solo rigo comprensibile a un pubblico non specialistico, incapaci cioè di restituire conoscenza a quella stessa collettività che, fatto troppo spesso dimenticato, con le sue tasse contribuisce anche al finanziamento delle loro ricerche e dei loro scavi. Questo dobbiamo ricordarlo sempre, sia che si operi nel privato, sia che si operi nel pubblico, noi abbiamo una funzione sociale veramente fondamentale. E i nostri stipendi arrivano dalle tasse, da parte delle tasse di tutti, quindi noi dobbiamo restituire i nostri studi, la nostra conoscenza a chiunque, e dobbiamo cercare soprattutto, proprio per evitare di incontrare quello che ti dice che stai facendo una cosa inutile, far capire a tutti l'importanza del nostro lavoro. L'altro aspetto, e chiudo, che mi ha molto colpito in due testi che affrontano l'uso delle tecnologie nel mondo dell'archeologia, che ormai sono ampiamente applicate sia nell'attività di scavo, pensiamo appunto a rilievi, documentazione, sia nel mondo dei musei per comunicare esterni, touchscreen, app, eccetera, eccetera. Mi ha molto colpito e fatto un po' piacere, perché devo dire ho sempre avuto un aspetto un po' critico alle volte nei confronti dell'eccessiva tecnologia, due affermazioni, una di Paolo Vitti e l'altra di Giuliano De Felice, in cui mettono un po' appunto sotto osservazione critica questo uso delle tecnologie eccessivo. Paolo Vitti in particolare sottolinea come ben vengano i laser scanner, tutte le tecnologie possibili per la documentazione, ma attenzione, perché non c'è nulla di insuperabile quanto l'essere umano, il suo occhio, il suo cervello, la sua capacità di lettura critica e di analisi. Un rilievo fatto al laser scanner sarà perfetto al millimetro, ma non sarà una lettura critica. Quindi il ruolo dell'archeologo non può essere esaurito e sostituito dalle macchine, rimane sempre fondamentale. Questo secondo me, soprattutto per voi che siete ancora in formazione e che vivete immersi nelle nuove tecnologie, è un elemento fondamentale sempre da tener conto. L'altro aspetto è l'uso appunto delle tecnologie nel campo della divulgazione. Sono importantissime anche nel nostro museo piccolo e con le poche risorse a disposizione abbiamo cercato di applicarne il più possibile, usiamo i social network anche noi, ed è bellissimo, divertente, ti permette di raggiungere una fetta di pubblico che altrimenti l'archeologia non saprebbe neanche che cos'è, però anche qui attenzione, perché alle volte, e purtroppo ci sono molti musei in giro per l'Italia, ancora di più all'estero, questo uso spinto delle tecnologie della divulgazione è diventato fine a se stesso. Alle volte si vedono applicazioni multimediali costate l'ira di Dio in un periodo di crisi, anche questo dovrebbe far riflettere, di contenuto praticamente nullo. Allora perché? Perché anche lì probabilmente si è portata l'attenzione troppo sullo strumento e si è un po' perso il contenuto. Il contenuto ce lo dobbiamo sempre mettere noi come archeologi, quindi quello deve essere una funzione fondamentale che ancora deve rimanere. Concludo riagganciandomi alla lettura della riforma del Ministero che ha fatto il soprintendente,
gettando, spero, un po' di positività. Sicuramente per voi che la vivete direttamente è un momento difficilissimo, tutti i colleghi della sovrintendenza, anche di altre regioni, non solo della Liguria, sono agitati, alcuni sono terrorizzati, molti sono arrabbiati. Io voglio credere, spero che sia così, che sia invece uno scatto, un momento per rilanciare il nostro patrimonio. Spero che non finisca tutto in mano ai privati, lo Stato deve mantenere il ruolo pubblico assolutamente. Spero però che questa valorizzazione diventi veramente il motore del nostro patrimonio e che ricevendo l'attenzione di questi nuovi poli museali, che è vero, 99 su 100 finiranno in mano agli storici dell'arte, qui i rapporti non sono sempre mai buonissimi, diciamo così, se non altro per... non sono mai, diciamo, buonissimi per differenti impostazioni mentali profonde. Però credo che, appunto, voglio sperare, sarà il momento per i grandi musei dello Stato e anche per i piccoli musei civici che ovviamente vanno al traino, sia il momento per dare un impulso alla valorizzazione e alla condivisione del patrimonio. Alcune iniziative che il Ministero ha intrapreso negli ultimi tempi, penso alle aperture gratuite la prima domenica del mese, la forte presenza sui social network, nel bene o nel male mi colpisce il fatto che il ministro Franceschini, devo dire non è che mi sia simpaticissimo, però chiusa la parentesi, è il primo ministro dei beni culturali che praticamente tutti i giorni compare nei telegiornali. Nessuno dei ministri precedenti ha mai avuto una copertura di immagine come la sua. Voglio leggere questo aspetto in maniera positiva, se non altro adesso gli italiani sanno che esiste un Ministero dei Beni Culturali, sanno che esistono le sovrintendenze, perché spesso, e non è una battuta, chi lavora in sovrintendenza lo sa, rapportandosi con il sindaco del piccolo comune o col singolo cittadino, senti dire, ah, la sovrintendenza, non è ancora gli anni 30, alle belle arti, che non sanno neanche come è organizzato. Adesso è tornata. Ma il ministro l'ha fatto per quello, perché ha capito che la gente non sapeva il nome, l'hanno rinominata così. Va bene, chiudo dicendo appunto che questo manuale non convenzionale, è stato definito, è veramente una iniezione di energia e di passione e di speranza per il nostro mondo, per chi come la maggior parte di voi si affaccia a incontrarlo e a viverlo. Vi auguro di viverlo lungamente e sempre con grande passione. Grazie a te. Prima di... posso facciamo un video forse? Sì, però volevo chiedere alla professoressa Tasi se aggiungere due parole. Mi sembra un po' tutto con Francis. Io ringrazio, devo confessare che il libro non l'ho letto e devo anche dire che non mi ha fatto certo cosa che la mia supponenza di docente, no, partendo scherzi, io non posso, appartengo a una vecchia generazione di un determinato tipo di carriera, giusto per la carriera o all'università o in sovrintendenza, non c'erano molte possibilità e molte chance e forse eravamo maggiormente tutelati, non lo so com'è. E certo che con la creazione della forza laurea in conservazione dei beni culturali, a cui io sono stata particolarmente affezionata essendo fra i soci fondatori insieme al professor che amo molto ricordare, è nata una nuova archeologia veramente. E ci si è staccati dalla metodologia classica che poteva essere sulla storia dell'arte, anche se io mi vanto di aver avuto come maestro Bernabò Brea, quindi di aver imparato un'archeologia da campo e di aver amato molto l'archeologia dello scavo, però la mia generazione, molti, facevano veramente storia dell'arte.
il 92, la creazione della conservazione dei beni culturali, ha dato un insieme di aperture, di possibilità, si è riusciti a capire veramente che l'archeologia non era solamente una scienza legata all'università, quindi alla teoria, ma era qualcosa che, come tutti hanno parlato, hanno dimostrato, si può restituire, cioè non deve essere chiusa all'interno della nostra università, che può dare delle metodologie e che spero che le dia in modo creativo, in modo positivo, e forse qualcosa da questo volume, spero che Marina Lublundo, che adesso io non vedo qui, sì, eccola lì, che però è stata anche mia allieva. Infatti tutta colpa sua, però. Io lo vedo come un dato positivo, perché se veramente, siccome gli spazi all'interno dell'università e sull'indipendenza sono minimali, si è riuscito a dare degli strumenti perché si trovassero altri spazi, perché si innovasse, perché questa materia che ci appassiona, ci unisce tutti, potesse essere comunicata agli altri. Quindi il valore della comunicazione è assolutamente fondamentale. E mi fa piacere che si siano trovati tanti sistemi, tanti metodi diversi. Quindi io resto purtroppo legata alla mia impostazione, perché io sono nata con questa, però la ritengo ancora valida, quindi spero che qualcuno la continui in futuro. Però mi fa molto piacere vedere che ci sono tanti spazi e tanta creatività. Vi faccio un augurio di trovare lavoro tanto. Poi stimolare le domande da parte dei ragazzi, vorrei chiamare ancora qui a parlare una persona che non se l'aspetta, adesso Enrico. Posso dirlo forse più liberamente,
ma se lo Stato toglie risorse, ad esempio al passare dallo scavo alla pubblicazione, dall'archeologia preventiva a una condivisione dei risultati, cioè se uno fa ricognizioni 6 mesi e poi fa una relazione di 3 pagine, lì non c'è valorizzazione che tenga, cioè credo, però mi fermo. Varie cose su cui riflettere. Questa cosa che ha detto Enrico su chi non ce la fa, si potrebbe scrivere un libro di archeostorie e altre storie, raccontare chi fa un percorso archeologico poi deve fare dell'altro. Ci sono persone che lo hanno fatto ma che in qualche modo poi conservano questa esperienza. E tempo fa avevo collaborato con un artista albanese, ha fatto una performance, avevo partecipato alla performance che si chiamava Bankrupt Artists, praticamente, qualcuno ricorda. La gente si raccontava storie di persone, di artisti che hanno iniziato, hanno intrapreso la carriera dell'arte, ma poi avevano abbandonato la carriera dell'arte per fare altro nella vita. Okay? E tra l'altro avevo parlato di queste mie storie anche di Andrea, in sala, perché lui è un artista anche, perché nella vita ha fatto altro, si è dedicato a fare l'archeologo. Qualcuno invece farà l'archeologo per magari fare l'artista, non lo so. Si vedrà. Questo è importante. Altra questione è la ricerca. La ricerca è fondamentale ed è fondante di tutto. E purtroppo ultimamente si rischia anche di non fare università, che stanno veramente erodendo, oltre che in fondi, anche il tempo per riuscire a fare in maniera serena e tranquilla. Si combatte quotidianamente con delle difficoltà estreme. Però diciamo, cerchiamo di resistere, questo è un po' il motto che cerchiamo di fare nostro. Poi ovviamente chiudo dicendo che l'archeologia è passione, ma è soprattutto vocazione. Cioè una vocazione che nasce così improvvisamente, allora uno persegue questa strada. Quando ero molto ragazzo ho avuto questa vocazione e devo dire che la prima persona con la quale ho parlato, che mi aveva per la prima volta indirizzato sul problema dell'archeologia, è stato proprio il professor Tinelli. Con cui avevo parlato ai tempi e mi aveva mandato a una riunione degli ISCUI nella quale ho incontrato mio nonno. Quindi questa è stata la prima approccio quando ero studente al liceo. A questo punto io direi di dare la parola a Pipanti e così ci fa vedere il video e poi vediamo un attimino di raccogliere le domande e di rifletterle su chi corrisponde in maniera. Grazie. Che dire, avete tutti detto delle parole bellissime sul libro, avete detto tutto, quindi ho veramente pochissimo da dire, se non che seguite, spero che avete preso appunti su quello che hanno detto tutti i relatori prima di me, perché lo spirito del libro l'hanno ben insomma, definito e l'hanno ben trasmesso. L'unica cosa che voglio insomma proprio puntualizzare, proprio perché ovviamente non potevo uscire da loro perché i curatori siamo io e Cizia, ma vogliamo dire che insomma il progetto è un progetto totalmente inclusivo, quindi insomma ora abbiamo fatto questo libro perché ci sembrava uno strumento da portare in giro e su cui discutere per trovare anche un'occasione come questa che riunisca persone con archeologi di grande esperienza con persone che stanno studenti che stanno ancora studiando. E quindi questo è lo spirito del libro e è un libro per parlare. Poi in futuro, allora siamo veramente pieni di presentazioni, ma appena riusciremo a metterci mano, insomma, la nostra idea è quella di continuare questo progetto, probabilmente con un sito internet, e tutti sono invitati a raccontare le loro storie. E quindi veramente non c'è limite, siamo un gruppo inclusivo e appunto come avete visto da chi ho parlato e quello che vogliamo appunto portarvi all'entusiasmo e speranza e storia vissuta e speriamo insomma di riuscire di essere riusciti in questo. E insomma ora vi faccio quindi vedere il video che vuole essere solamente una piccola introduzione, un piccolo momento anche per raccogliere le proprie idee e poi insomma il momento penso più bello dovrebbe essere quello della discussione. Il libro l'abbiamo pensato per gli studenti per cui probabilmente molti di voi ancora non l'hanno letto, però insomma se ci sono degli argomenti di discussione ora dopo pensateci, dopo il video e tiriamo fuori. Thank you.
cioè si può far rivivere l'archeologia da questo punto di vista? Allora, la tua riflessione è sicuramente nel cuore di tutto quanto abbiamo sentito finora, perché infatti, ecco, tra tutte le storie che abbiamo raccontato, così della copertina, c'è anche un archeologo che ha un elmo longobardo in testa. E infatti, quello che dici tu, la rivocazione, il reenactment, lo vogliamo chiamare, living history, è un modo di comunicare l'archeologia. È sicuramente un modo che, come dici tu, ancora si sta sviluppando in questi anni e in varie forme, e bisogna fare un reenactment di alta qualità, è quello il problema principale, per non comunicare l'archeologia in modo, insomma, non lo far assomigliare troppo ad una fiera, e invece bisogna far assomigliare a qualcosa di alta qualità. Questo come si fa? Mettendo al centro l'archeologo. Gabriele Zorzi, che ha scritto la storia, l'archeostoria sull'Enactment, è il presidente dell'associazione La Fara, che fa Enactment a Cividale del Friuli e di epoca longobarda. E lui appunto racconta come molti di loro, la maggior parte di loro non sono archeologi, ma loro si avvalgono dell'aiuto del Museo Archeologico di Cividale, di archeologi anche non freelance, ma insomma si stanno muovendo all'interno della rete per avere il proprio il punto di vista, i consigli, i suggerimenti che solo un archeologo può dare per avere una rivocazione che sia di alta qualità e che riproponga con gli oggetti, con i modi di fare, con i gesti, in modo scientifico, quella che può essere ad esempio una giornata da longobardo che lui descrive nel libro. Quindi insomma la tua riflessione è giusta, credo che Renacquen sia un modo di comunicare che funziona molto bene se fatto in maniera scientifica, se appunto si segue poi quello che è il dato archeologico, e è una storia che racconta come l'archeologo può comunicare e può appunto, ed è necessario per una corretta comunicazione. Quindi insomma sì, la risposta è così. Non so se c'è qualcun altro che Silvia. Cercare di frequentare ambienti universitari diversi, quindi
provare anche a fare un percorso in una città e poi un percorso di specializzazione in un'altra città o anche in un altro paese. Io personalmente, anche per la laurea, abbiamo studiato anche in Francia dopo la laurea. Questo apre la mente. Scavare fin dall'inizio, comunque, perché è importante capire qual è la realtà del terreno, ma non scavare solo con l'università. Provare anche a scavare in ambienti del settore privato, perché poi, io faccio la libera professionista adesso, vi troverete in realtà diverse da quelle dello scavo universitario. Non c'è una scelta giusta, ma c'è una scelta sbagliata, non c'è un ambiente giusto e un ambiente sbagliato. C'è quello che voi siete e quello a cui vi potete adattare. E anche andare a studiare all'estero spesso è formativo, perché purtroppo all'estero a volte hanno un'organizzazione, pur avendo meno arcologia di noi, in tanti paesi hanno una struttura che comunque è un pochino più razionale, un pochino poi più plasmata anche sul fatto che l'archeologo non è solo il funzionario della sovrintendenza, il professore dell'università, quello della libera, ma è anche il disegnatore, il topografo, cioè c'è una gamma anche di attività per cui fare esperienze diverse aiuta. E in fondo la cosa migliore sarebbe che il nostro paese riorganizzasse anche un po' le funzioni in questo senso, perché è un lavoro di gruppo in cui ognuno può avere, a seconda delle proprie attitudini, un'applicazione migliore in un ambito o nell'altro. Bisogna fare esperienza, sperimentare e non fermarsi, e probabilmente oggi siete anche agevolati. Noi che abbiamo studiato negli anni 80 non avevamo internet, non potevamo mandare un curriculum all'estero come oggi, non potevamo andare e tornare come si fa oggi. Quindi io credo che voi avete una potenzialità di strumenti superiore alla nostra, purtroppo potete avere degli input dall'esterno un po' più scoraggianti, però se la determinazione c'è si allunga. Grazie. Invece per la domanda sentiamo l'autore di Archeologia senza confini su Archeostoria che potrà dare la sua opinione. No, non è vero. No. Cioè, sì, ci provo, ma in realtà volevo rispondere sulla seconda parte, cioè diciamo iniziare prima a, come dire, coinvolgere le persone e i cittadini, se vogliamo, nell'archeologia. E dentro il libro, sulla copertina, c'è una casella più grande delle altre, per fortuna. Ed è la casella in cui il nostro archeologo è circondato da due bambini. Nel libro uno dei capitoli è dedicato ad una iniziativa bellissima, che io trovo bellissima, un po' perché l'ho vista nascere, se no ne fa parte Francesco, ne fanno parte altri amici, che si chiama Archeo Kids, che è una goccia nel mare, però l'idea è quella di raccontare tutte le storie di archeologia raccontate ai bambini. Io e Francesco, per esempio, abbiamo avuto la fortuna negli anni scorsi di vedere nascere un'esperienza bellissima in Toscana, a Vignale, su questo scavo archeologico, diciamo, cioè, un po' sfigato, perché è uno scavo archeologico, una villa romana come migliaia di altre, tagliata a metà da una strada ex statale in cui gli arati hanno portato via quasi tutto, tranne un mosaico bellissimo. E lì a un certo punto sono arrivati i bambini delle scuole elementari che stavano a un chilometro dallo scavo e gli dice: ma questo è il nostro scavo, noi vogliamo venire qua, vogliamo vedere che cosa fate, vogliamo imparare che cosa fanno gli archeologi. Poi nel frattempo sono arrivati Tombaroli, quindi i bambini hanno girato un video di cui Francesco è stato regista per mandare un messaggio ai Tombaroli, dirgli che non erano le cose che loro portavano via dal terreno, i veri tesori, ma i veri tesori erano le storie che noi archeologi riuscivamo a raccontare alle persone, quindi anche ai bambini. Secondo me questa esposizione, come dire, in età precoce è una medicina, poi non è la cura, le cure sono sempre, no? Però è una medicina, magari uno su 100 diventerà un signore curioso invece che un signore maleducato. aspetta, perché volevo... però voglio dire, abbiamo anche le esperienze che ci
diceva adesso Fabio, lui ha entrato in contatto con il mondo dell'archeologia, con dei professori, con dei maestri prima di arrivare all'università, perché ha sentito l'interesse, ha sentito la vocazione. Però c'è un fatto importante, ovviamente un aneddoto. Archeologi che scavano nel contesto urbano una evidenza di età romana. Che scavi, quindi si avvicina una persona e ti chiede: ma che cosa stai facendo? Stiamo scavando una villa romana. Ma guarda, allora i romani sono esistiti. A questo punto il fatto che archeologi deve essere anche quello di portare l'evidenza concreta, ecco forse il messaggio che deve essere lanciato. Per quanto riguarda l'archeologia, forse bisogna creare una sensibilità. Poi l'archeologia è un percorso difficile, è bene però che esista una maggiore consapevolezza tra i cittadini di quello che è il valore della, non della pagina scritta, ma della pagina sepolta tra la terra, quello è qualcosa che non è ancora ben passato nella nostra testa. Stefano, grazie, vuoi continuare? Sì, no, provo a rispondere, ma in realtà è impossibile dare una risposta alla prima domanda, cioè sull'archeologia all'estero. L'unica risposta è che ovunque si vada è diverso, che l'Italia è unica, nel senso che abbiamo una tradizione, una stratificazione di modi di fare l'archeologia che non ha nessun altro. E come raccontava all'inizio Fabio, il gruppo di persone che si sono ritrovate a scrivere questo libro, quindi è stato illuminato da un'iniziativa che è partita all'estero, guarda caso in Inghilterra, perché comunque dobbiamo sempre molto periodicamente riceviamo delle ondate di novità dall'Inghilterra. Succede adesso, è successo negli anni 70 e magari succederà di nuovo. E lì l'iniziativa era dei archeologi, quindi gli inglesi, non è che sono più speciali degli altri, si sono posti il problema di provare a raccontare non l'archeologia ma gli archeologi, cioè raccontare che cosa faccio io invece che cosa penso di dover pubblicare sulla rivista, sulla pubblicazione specialista. E, però archeostorie non l'hanno fatto per primo in inglese, non l'hanno fatto per primo in francese, l'abbiamo fatto per primo noi. Non c'è nient'altro di simile a questo libro. Potrebbe sembrare una cosa, diceva, che c'è scritto dentro, certo. Io in realtà, questo forse è una cosa curiosa che magari di cui possiamo anche parlare con Marina. Io in realtà, quando ho scritto questo contributo, io non lo sapevo che sarebbe finito dentro questo libro. Perché, sì, sapevamo che eravamo questi archeoblogger, sapevamo che dovevamo raccogliere le idee, che dovevamo cercare di dare una forma a queste discussioni che avvenivano un po' su Facebook, un po' trovandoci a gruppetti nei vari convegni, però poi a un certo punto mi è arrivata una bozza, abbiamo fatto veramente appunto un manuale, e, vabbè, mi sono piaciute tantissimo tutte le definizioni, le non definizioni, no, il fatto che non sia un libro, e sono d'accordissimo, il fatto che sia un manuale di sopravvivenza, e sono d'accordissimo. Però appunto l'Italia sicuramente, come diceva benissimo prima il sovrintendente, ha una situazione difficile proprio a livello strutturale rispetto all'estero forse. L'idea nostra era quella di cercare di trovare una via d'uscita che non ci portasse nel baratro, ma ci portasse di nuovo nelle proprie vie a poter tornare a fare l'archeologia. Qua lo vedo. Taccio, ho soltanto scritto qua per concludere questa frase che mi è sembrato di sentire declinata in modi diversi in tutti gli interventi che mi hanno preceduto, e questo è stato quello che ha detto Daniele Manacorda il 10 aprile 2015 al Museo Pigolini durante una delle precedenti presentazioni del libro. Per molti è stato ed è ancora un altro dei tanti maestri da cui continuiamo ad imparare, no, come fare gli archeologi. Il discorso fosse proprio questo, cioè il fatto che l'archeologia, anche se a noi sembra che abbia un valore in sé, in realtà se noi non cerchiamo di raccontarla, di restituirla, cioè se non sono gli altri, tutti quanti gli altri, a chiederci, a insistere perché noi la facciamo, forse è veramente difficile dare un senso da soli, soltanto noi. Io
scuole medie e alle scuole superiori, è un problema anche di scuola e di programmi scolastici. Quindi poi con la riforma attuale sarà un problema. Io personalmente sono stata soddisfatta di richieste da parte delle maestre, dei miei cuginetti, figliocenti, eccetera, eccetera, di terza elementare, per andare a fare da parte dell'archeologa alla scuola elementare, perché quest'anno il programma della terza, che il programma della terza elementare prevede sostanzialmente un racconto su quello che è il mestiere dell'archeologo. L'esperienza in un caso è stata devastante, perché questi poi mi hanno chiesto tutto sui dinosauri, io sui dinosauri non so niente, come si dice, se si dice triceratopo o triceratopo. Io ho fatto un po' di arrangiamento su questo. Questa è una cosa. Effettivamente catturare l'attenzione di un adolescente sui temi legati all'archeologia, che per gran parte è un fatto di rifiuti, roba scartata da chi ci ha preceduto, è un bel problema. E in questo senso il discorso delle rievocazioni, quando soprattutto sono forti, come quella dell'innovazione del Longobardo, non so poi se è il Longobardo vivo, comunque sono una cosa che forse potrebbe in effetti usare l'archeologia. Un'altra cosa, questione pratica, l'archeologia adesso si funziona diversamente da noi. Saprete, perché ci sono dei forum che ne discutono ampiamente, anche chi va a fare l'archeologo in Inghilterra ha una serie di tariffe sulla base della sua esperienza e quindi può fare un'attività all'estero anche retribuita, anche al di là di quelle che sono le missioni universitarie, che con la situazione globale di guerra in corso che abbiamo sono sempre meno. Di conseguenza uno può effettivamente provare a fare un'esperienza di questo tipo. È molto semplice, basta. Che sia utile non lo so, quelli che mi sono arrivati dall'Inghilterra personalmente non li ho trovati dei gran fenomeni, però è anche vero che l'Inghilterra ha studiato in pratica il metodo stratigrafico, l'ha importato da noi e noi siamo colonizzati dagli inglesi, perché se devo fare una perché ora adesso mi ha parlato più bene purtroppo è un appunto che è però ci sono è zeppo di termini inglesi anche quando si potevano usare benissimo dei termini italiani, scusate la parentesi, però al di là di questo è un libro godibilissimo, è un libro inglese sì, ma la strategia per una strategia è l'inglese strategy. Sono riusciti a colonizzarci, ma al di là di questo è anche vero che forse da dentro la professoressa prima è un libro molto leggibile, molto divertente, quindi leggibile. Ah, poi il signor Maestà ha ricordato così. Noi dobbiamo pensare al signor Maestà. Quando le capita un altro personaggio così, a lei o a chiunque altro, si dice, ma questo a che cosa serve? E rispondo, a niente. A te non serve, sicuramente a niente. A proposito dell'importanza delle esperienze all'estero, andate, 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 perché potrebbero essere esperienze interessanti, non interessanti dal punto di vista metodologico, storico, quello che volete, buone o cattive, ma andate, perché il nostro lavoro è un lavoro di curiosità, per cui il confronto con qualcosa di diverso, più diverso possibile, che sia buono o che sia cattivo, vi aiuta a imparare il vostro lavoro. Quindi andate e confrontate. Altra piccola cosa a proposito del maleducato. Il maleducato, scusate, ma posso andare meno. Scusate. Il maleducato è un maleeducato. E quindi se lui è un maleducato, un po' è anche colpa nostra, che non sappiamo educarlo. Dobbiamo imparare a raccontare quello che facciamo, come lo facciamo, perché lo facciamo. Se noi raccontiamo, il maleducato magari sarà un po' meno maleducato e sarà animato rispetto che dalla maleducazione da un po' più di curiosità.
curiosità e un po' più di rispetto. Comunque andate all'estero anche per imparare le lingue, non sta. Questo è importante, per la vostra no, futuro. Io... No, no, lo so, capisco. E cosa volevo dire? Allora, altre domande? Forse c'era chi ha chiesto, la forma di intervento, che ha chiesto... Ah no, ma lo fuori. Aspetta, aspettiamo, voleva... Perché per fare in modo che ci sia meno una no, abbiamo con noi un artista, esperienza che l'ho conosciuto oggi, però ho visto le sue opere al Museo Archeologico dei Balzi Rossi e ho visto che ho esposto che sono interessanti, quindi è stata fatta un'operazione artistica di Museo Archeologico per lanciare quello che interessa e quello che è un testo di tanto tipo. Vuole dirci? Certo, non sono fissati, quello che ho messo in giro qua. Però mi sento per fare stare la cosa. Allora, vediamo come si fa bene. Allora, la cosa è questa, io mi sono trovato in una circostanza molto scarsa. Ho cominciato a fare il restauratore, insomma, che non ero più in una circostanza, diciamo, di congiunzione astrale, ho venuto fuori un concorso, adesso ho diventato restauratore di materiale ceramica. Ormai io di ceramica mi sono sempre occupato, ormai si può levare la lavorazione. E tutto questo insomma mi ha aiutato l'esperienza, diciamo, pratica del contatto appunto con la ceramica e mi ha aiutato anche a fare il restauratore. Però il punto, diciamo, in cui è successa una specie di contaminazione, no? Tra il lavoro artistico, ceramista e quello di restauratore, materiale archeologico, si è verificato con lo scavo della Madonnana di Piano Marina, che non so se voi conoscete, forse no, ma comunque è uno scavo molto importante che ha permesso di venire a contatto con dei materiali moderni, cioè quei donia, no, che di solito si vedono interrati in tutte le pietre romane, su questa nave, erano messi su questa nave, una specie di nave porta container, no? E la caratteristica di questi grandissimi contenitori è stata quella di trovare su quella nave tutti i contenitori riparati con grappe, con delle ricuciture in piombo, cioè riparati in antico perché si erano rotti, no? E quindi io mi sono occupato di questo restauro e a contatto di questi materiali, a furia di guardarli come materiale archeologico, a un certo punto ho fatto delle sovrapposizioni con l'esperienza di allora, io lo leggo brevemente per non essere lungo. No, ma è solo quello, no, ma comunque va bene. In ogni caso mi sono ritrovato come comunicatore avanzato, nel senso che ho applicato le tecniche riparatorie di questi contenitori per fare, per realizzare il testo. E quindi questa contaminazione è diventata palese, però diciamo ho messo a contatto, sovrapposto, armonizzato due linguaggi diversi che sono quelli dell'arte, della scultura e della ceramica e quelli della tecnologia. Ecco, quindi come comunicatore avanzato si è ritrovato per una serie di circostanze assolutamente fortunate a fare questo. E quindi io ho potuto presentare i miei lavori, l'ultimo qui a Roma nel 2011, però poi anche altrove, in Francia, io ho portato queste cose e c'è stata la possibilità appunto di far comprendere questa relazione tra arte e arte.
senza penalizzare nessuno dei due aspetti. Normalizzare funziona. Quindi se là ci sono due ragazzi, se ci sono ancora, del cartistico, dove stanno andando? Aspetta che chiudiamo. E sono del liceo artistico, c'è ancora qualcuno? Ecco le due, una e due, che anche loro stanno facendo esperienza di artistico, che sono interessati all'archeologia. Quindi questa contaminazione esiste anche in purtroppo non sono artistico se se ne parla, non credo. Dipende se c'è una piovra. E questo è un fatto, cioè io solo perché ma per quanto riguarda certe particolarità non mi pare che la ricerca di dipende da chi c'è a liceo, no. Per quanto mi riguarda è stata una cosa semplicemente proprio casuale collegata a questa scoperta di questa nave ora ci sopra casare dentro queste cose e ho cercato di forse la voglia di facciamo allora basta. Tutto, grazie. Dobbiamo cercare di focalizzarci più su. Allora, vedo che c'è un intervento tra gli studenti. Siamo, devo venire a quelli, ti alzi i piedi e declami. È meglio. È meglio arrivare. Non ce la fai, radicata. E volevo concludere con un'altra con, un,
con un'altra considerazione riferita sempre allo scavo di Abolicastro, che in un periodo sono venuti i miei genitori a trovarmi, hanno visitato il sito e posso dire questa cosa che mi hanno detto loro da esterni, cioè gente che non ha niente a che fare con l'archeologia. Sì, hanno un filo di archeologia, gli dico qualcosa, però non vivono quello che vive uno studente di archeologia e magari un futuro archeologo. E posso dire che loro mi hanno detto, specialmente mio padre, che questo è vero. Sì, quelli esterni sono abituati a vedere il lavoro dell'archeologo tramite documentari, tramite i siti archeologici come queste le Pompei, ma non vedono interamente il lavoro dell'archeologo proprio sotto il sole, in mezzo alla polvere, a stare chino a terra ore e ore. E una cosa che mi ha fatto molto, molto piacere è il fatto che i miei genitori, ma potrebbe essere qualsiasi esterno che viene a visitare uno scavo mentre lo si opera, mentre si lavora su interno, la reazione può essere quella di: bene, ora ho visto il sito archeologico come funziona, come ci si lavora dentro. Io ho anche finalmente capito, come possono dire, ripeto, quelli che lo vedono dall'esterno, ora finalmente vedo che non è una cosa semplice, che bisogna, come ho detto, stare spesso in situazioni estreme. Quello che hai detto sicuramente è giusto, insomma, tutta la polvere presa negli occhi non è altro che uno stimolo, una passione che ci entra dentro, se vogliamo, cioè, dal punto di vista, e che poi ritroviamo in tutto il resto del nostro lavoro, insomma. E, non so, tu volevi fare una domanda? In parte che sì, la presentazione è stata molto interessante, perché comunque appunto è la prima volta in cui il lavoro dell'archeologo viene presentato non come dovrebbe essere, non i manuali, quindi, ma come in realtà come dicevano in carte, è un lavoro pesante, però è una tema di passione, perché poi alla fine è come lottare la vita, un lavoro pesante di fare più. C'è anche quella parte di la parte che è una più impegnativa, per quella parte della lavorazione, che non ti impegna tutti i giorni. Già che sono qua, mi chiedo una domanda. Perché in Italia ci sono molti siti che per la loro organizzazione non sono tenuti come potrebbero essere, non sono organizzati adeguatamente? Perché non si sfrutta la manodopera, che siamo gli studenti, che comunque siamo, insomma, un'opera spagnata che dobbiamo lavorare perché di più, perché non si vengono sfruttati per mettere a posto anche questi siti più o meno importanti, che comunque non sono appunto organizzati come potrebbero? Nel senso che sono molti siti sono valorizzati, a volte si vanno a chiudere perché comunque non ci sono i soldi per pagare gli accordi che sono la lavorare e per vedere se sono valorizzati. Permetto di rispondere io a questa idea, perché comunque essere interessante spunto.
ambito lavorativo professionale, quindi lui è un modello tanto rappresentato, nel senso che mangia il mondo la didattica museale, per certe vetrine, per certi contesti che abbiamo imparato
a capire, ci aveva dato l'opportunità di parlarne col professor Klaus Schmidt. E è una cosa che veramente mi ha colpito tanto. Quindi in alcune scuole questa cosa si fa già e spero che si possa attivare per altre scuole che magari non ci hanno pensato. Utilizzare l'esperienza di questa professoressa, di questo liceo, per riuscire ad amalgamare questa iniziativa, a radicarla soprattutto nel territorio ligure, che è bello, e nascosto, come il libro della Liguria Press dice e spiega il titolo. Tutto qua. Salve, niente, collego un po' quello che ha detto anche Mario, anche quanto scientifico, e appunto quello che ho notato molto è che, almeno per come la vedo io, in Italia c'è ancora troppo la separazione tra quello che possono essere le materie scientifiche, le scienze esatte, e quello che può essere il lavoro dell'archeologo, anche appunto le persone, i professionisti che ci sono oggi con questi hanno sempre dei compiti di archeologi, diciamo, classici, forse, non so come dire, da archeologi codificati, si diceva prima, e mi chiedevo se in Italia è possibile seguire dei percorsi e poi avere dei sbocchi professionali anche per quanto riguarda quell'archeologia che è un po' borderline, non so, magari il bioarcheologo, il paleopatologo, questo genere di cose, e anche che coinvolgono magari l'antropologia o anche, ad esempio, a me piacerebbe fare molto il restauro sul campo, però in Italia è una figura professionale che non esiste assolutamente, e quindi mi chiedevo se appunto è possibile conciliare queste scienze esatte con l'archeologia sia nel percorso di studi che poi negli sbocchi professionali in Italia? No. Permettimi di parlare di una cosa, perché in Italia, purtroppo rispetto ad altri paesi, ha una tradizione molto segnata da quello che è un percorso in Italia storico artistico, quindi ha esaltato un certo aspetto della teologia. Ultimamente c'è una contaminazione più ampia che contamina anche quella della teologia classica. Certo, ci sono difficoltà, assolutamente è auspicabile questo. Sta a voi poi cercare i percorsi per costruire la strada, sapere dove fanno quell'attività e metterli in gioco. È assolutamente fondamentale. Poi, ecco, importantissimo, non è che uno che fa teologia fosse un po' del resto. Nel senso, uno che fa teologia deve essere curioso e guardare a tutto il resto. Anche alla linguistica, alle scienze naturali, alla storia dell'arte ovviamente, ma alla sociologia, ma capire che fare archeologia è proprio come decidere, ma d'accordo, la cultura è comunque un fattore relazionale anche tra discipline, non solo in cui. Bene, grazie. Abbiamo un altro da dire qualcosa? Ci abbiamo un altro intervento, lei può fare un intervento? Elena, giornale, semplicemente degli annunci, quindi la mia domanda è come si riesce ad entrare in contatto
contatto all'interno dell'ambiente, oltre che con conferenze, con dibattiti, con questi con le persone con cui poi dovrei lavorare e come si fa a entrare in contatto con i posteri, come si fa. No, ci sono tante cose per entrare in contatto. Marina, vuoi raccontarci come sei entrata in contatto con la direttrice del Museo di Venezia? Buonasera a tutti. Allora, vi ho detto che io ho fatto il concorso nel 2008 con la Marta, ma come Stefano, come assistente alla vigilanza, e ho vinto il concorso di Venezia, e la mia esperienza, come sono entrata in contatto invece con la direttrice del Museo di Venezia, è un'altra storia. Io sono, e ho per parte mia, un blog di archeologia, e mi piace occuparmi di documentazione, di comunicazione dell'archeologia, di comunicazione dei musei. E per una serie di compiti sono appunto, ho avuto la fortuna di incontrare la direttrice del Museo Archeologico Nazionale, che è un altro Museo Archeologico Nazionale, un'altra struttura, un'altra sovrintendenza, con altre problematiche, con altre necessità, ed è nata questa sinergia, per cui alla fine è nato appunto la prima cosa il blog del Museo Archeologico Nazionale di Venezia, che tutt'oggi va avanti, nonostante io lavoro sempre a Firenze, però meno male riusciamo in qualche modo a farcela, blog con tutto il sistema social. E questo ha poi provocato una serie di reazioni a catena, per cui alla fine adesso anche a Firenze, con la sovrintendenza, archeologia toscana, stiamo andando avanti il blog della sovrintendenza, il sistema social, Facebook. Ora io rimando invece al volto della Firenze, quindi non so il destino di tutto questo, per rispondere ora alla domanda, tante volte sono le occasioni, il conto è sapersi cercare, per carità, se io volessi fare scavo archeologico approfitterei le opportunità per prendere il contatto. Però tante volte è il non il caso, però nascono delle congiunture astrali particolarmente positive, nascono degli incontri che magari non ti aspetti, incontri che non pensavi potessero portare a delle occasioni. Io immagino quando ci siamo incontrati per dire con Cinzia la prima volta, quando ci siamo incontrati io, te, Stefano la prima volta, ma io avevo immaginato di scrivere un libro, per dire, nascono tutte occasioni. Bisogna andarsela a cercare, un po' è il caso, un po' è la fortuna, un po' è avere la voglia di provarci, la voglia di mettersi in gioco, e questo tante volte fa. Io prima dicevo, questa è tutta colpa sua, e sono contenta di essere qui oggi, sono contenta che ci sia lei, perché ci tenevo a dirvi che quando nel lontano 2000 decisi di iscrivermi all'università, feci per prima di iscrivermi un incontro di orientamento a Balbi, e mi ricordo c'era lei che presentò il corso e disse una cosa che lì per lì mi lasciò scioccata, non la ricordo ancora adesso, e disse: ragazzi cari, pensate che sia più facile per l'archeologico, pensate che sia più facile che riuscite all'università siete archeologi, il lavoro ve lo dovete inventare, dovete avere immaginazione, dovete avere la capacità di saper registrare. Questa cosa io me la sono segnata, me la sono appuntata, sono tornata a casa, me la sono ricordata a distanza di anni, e poi alla fine è così qua. Nel senso, ho perseguito la mia strada, ho fatto i concorsi, quindi mi sono inquadrata, non lavoro nella sociologia, ce l'ho, è ok. Però parallelamente, e se non mi sono andata bene col concorso, e non sono una scusata, comunque parallelamente io ho sviluppato questa passione che ho, lo scrivere online, quindi tenere aggiornati dei blog, mettere online i miei pensieri, ma anche non solo i pensieri, ma anche ricerche eventuali che posso fare, cose scritte, ecco. E ne ho fatto, per quanto riguarda la biologia, ho fatto proprio fino alle ricerche, cioè mi sono stata a studiare finalmente corso.
questo che mi dà da mangiare, è quello che perché il mio lavoro, quello che mi dà lo stipendio è un altro, però è quello che mi dà soddisfazione e credo che per me sia quello che mi dà. Un'altra piccola cosa per quello che riguarda le istruzioni per l'uso. In Italia un po' meno, ma per l'estero ci sono dei siti specializzati che funzionano un po' come delle riviste di annunci, quindi voi leggete, scegliete quello che vi piace, preparate il vostro curriculum in inglese con una lettera di presentazione e la spedite. 10 volte non vi rispondono no, una volta magari vi rispondono sì, a quel punto dovreste essere pronti per fare la valigia e partire. Personalmente quando mi arriva un curriculum io non guardo soltanto se ha esperienza archeologica, guardo anche se è una persona che fa lavori di altro tipo, che si ingegna, che si illustra in alcuni. È vero però che è molto difficile, diciamo, attingere al serbatoio universitario se un universitario non fa esperienza in ambito archeologico all'interno dell'università, quindi se non sfrutta tutti quelli che sono gli strumenti, dell'orientamento didattico adesso, dai tirocini agli stagi, eccetera, eccetera, per farsi un po' di crediti formativi, perché anche questi crediti formativi, se fatti sul campo, sono spendibili poi per approvare eventualmente un posto in un'ambito archeologica e per fare un'esperienza diversa, perché ovviamente la teologia di ricerca è più difficile dalla teologia di quindi devi dare dei risultati immediati. Proprio collegandomi a quello che ha detto il soprintendente e ai due interventi delle ragazze, oltre che di Mario, raccontarvi brevemente un'esperienza del Museo del Finale che spero vi sia di stimolo, anche se è rivolta al liceo, ma applicabile all'università, con cui abbiamo la convenzione tramite l'Istituto di Studi Libri, quindi accogliamo i tirocinati. Al Museo Archeologico del Finale ci siamo resi conto che c'è una grande fetta di quello che si chiama non pubblico, che sono proprio i ragazzi del liceo in sostanza. E quindi ci siamo chiesti come cercare di arginare in parte almeno questa mancanza e sono stati lanciati nel corso del tempo, in collaborazione con la soprintendenza e con Piramedia avevamo stilato la convenzione con il SED, con il Centro di Educazione del Ministero, per cercare di coinvolgere più scuole possibili. Mario è arrivato appunto dal liceo scientifico insieme a molti altri nel corso degli anni con un progetto che prevede di far comprendere le diverse attività che si possono svolgere all'interno di un museo, dalla didattica, quindi i ragazzi del liceo, in queste settimane ne stiamo ospitando 4, vengono affiancati ai nostri operatori didattici e gestiscono i bambini delle elementari nella visita al museo, i laboratori didattici di archeologia sperimentale, iniziano a comprendere come si possa trasmettere ai più piccoli con un linguaggio semplice ma non banale la conoscenza scientifica. Poi in collaborazione con la soprintendenza fanno un minimo di attività di laboratorio sui materiali, di catalogazione, seguono i percorsi di archeotrekking sul territorio con le guide naturalistiche, insomma si cerca di dargli una visione più completa possibile. Siamo riusciti a coinvolgere i ragazzi anche del liceo linguistico, grazie alla sensibilità delle loro insegnanti, vengono in museo, gli facciamo la visita alle sale, gli vengono dati testi che devono studiarsi per capire meglio diversi aspetti dell'archeologia e poi stendono le traduzioni in inglese, in tedesco, in francese, a seconda della lingua che seguono al liceo, per implementare le schede di sala, piuttosto che tradurre in lingua straniera il sito web, eccetera. Ovviamente poi i testi devono essere rivisti dagli insegnanti, da noi, però è un modo per fargli capire che anche la traduzione tecnico-scientifica applicata alla scienza può essere appunto un altro sbocco. Quindi sicuramente quello che diceva Vincenzo Tinè è vero, forse i musei, le piccole realtà locali dovrebbero spingere di più su dare queste opportunità ai ragazzi già dall'età del liceo, dovremmo accogliere forse più studenti universitari, studiare formule, secondo me, che vadano anche, in questo mi permetto di invitare i docenti universitari a farlo, spingere i ragazzi a venire nei musei a fare attività al di là di questa cosa del conseguire crediti, perché noi notiamo che quindi in
invito soprattutto voi ragazzi, spesso partecipate alle iniziative con l'obiettivo, come la raccolta punti al supermercato, scusate, è così, di avere i crediti. Fregatevene di questi crediti, cioè se veramente credete in questo lavoro, volete che diventi il vostro lavoro, se avete la passione, la vocazione, come l'ha definita Fabio Negrino, fate stage, attività, al di là del fatto che vi venga riconosciuto come crediti o meno, perché farete delle esperienze che vi porterete dentro per sempre e seminando prima o poi vi ritorneranno indietro. Quando io ho studiato qui a Genova con la professoressa Giannattasi ed altri, la professoressa Detti, non era obbligatorio fare gli stage, e però ricordo che praticamente tutti i miei compagni di corso e io abbiamo chiesto di farlo, siamo andati in soprintendenza, siamo andati al Museo di Chiavari, Nadia Campana, Roberto Maggi, due mesi di attività varia, non c'è stato riconosciuto niente se non un foglio firmato dal funzionario, dal soprintendente, che diceva il ragazzo ha svolto, si è comportato in maniera corretta, ha preso, ma non c'è servito al fine di conseguire la laurea. Però è un'esperienza che mi porto dentro, che mi è stata utilissima, ve lo assicuro. Solo riportare un attimo l'attenzione sul libro, che esploratamente consiglio di leggere, perché il libro contiene appunto tutte queste storie che hanno come denominatore comune la comunicazione. Non è un libro sull'utilizzo dei blog come strumento, non è un libro sul seguire nuove tecnologie, nuove mode per fare qualcosa e per inventare sul lavoro in generale. È un libro che parla della necessità di comunicare l'archeologia. E perché è necessario comunicare l'archeologia? Perché negli anni gli archeologi non sono stati minimamente attenti a questo aspetto, e perché l'archeologia, uno dei riflessi di questo aspetto è che l'archeologia non è considerata in Italia, che invece dovrebbe considerarla moltissimo. Quindi tutte queste storie parlano di comunicare, quindi coinvolgendo le persone che vanno nel territorio, coinvolgendo il pubblico lontano, e tutte storie di comunicazione inventate da persone che lo fanno per passione, ma che rispondono proprio a uno scopo fondamentale dell'archeologia. Cosa vuol dire comunicare l'archeologia? Vuol dire che l'ente pubblico, che l'interlocutore pubblico sa di quello di cui si parla, perché si parla di un sito, si parla di uno scavo, si parla di una tematica, si parla, è possibile che si dica che la villa romana e i romani esistono? No, non è possibile. Quindi comunicare l'archeologia è una cosa fondamentale, e tutte le cose che sono state inventate per comunicare l'archeologia sono veramente meritano di essere lette, di essere replicate a tutti i livelli possibili. Per cui, al di là di tutto quello che è il lavoro dell'archeologo, eccetera, veramente leggete il libro e comunicate l'archeologia a tutti i livelli.
aveva il posto all'Age pronto, quindi sono stata, diciamo, insomma, è tutta colpa mia, non posso prendermela con nessuno. Lui ha detto, ma perché non fate una cooperativa? Noi l'abbiamo fatta. Erano tempi però completamente diversi, c'era tantissimo lavoro, c'erano le opere pubbliche, autostrade, ristrutturazioni, l'economia viaggiava. Ma in quegli anni 80, quando in Italia l'economia viaggiava, in Inghilterra l'economia era ferma, ok? Era completamente ferma, erano gli anni della Thatcher e la Thatcher, il governo Thatcher, proprio in quegli anni chiuse le UNIT, che erano unità di lavoro sul territorio, e mandò a spasso centinaia di archeologi. Cosa fecero quegli archeologi? Arrivarono in Italia, c'era la metropolitana di Milano, forse anche Genova, non so, anche a Genova c'erano 6.000 lavori, è partita l'archeologia globale proprio in quegli anni. Ecco, loro cosa hanno fatto? Hanno preso, sono arrivati in Italia senza sapere una parola di italiano. Per me è stato meraviglioso, perché comunque gli inglesi erano molto bravi, questi hanno mollato tutto e sono venuti a lavorare in Italia. Quindi quello che dico, le cose adesso si sono ribaltate, cioè la crisi adesso l'abbiamo noi. E forse in altri paesi d'Europa è meno sentita, quindi forse io non sono sicura che ci sarà lavoro per tutti gli archeologi che si laureeranno in Italia, ma ci sarà lavoro altrove, quindi insomma non pensate di rimanere disoccupati, qualcosa da fare, cioè forse non qui, imparate l'inglese e soprattutto, ecco l'ultima cosa che voglio dire, essendo io laureata in geologia, vabbè, io ho cominciato sapendo zero dell'archeologia e tutto quello che ho imparato lo devo ai colleghi che ho incontrato, inglesi, italiani, francesi no, perché non li ho mai incontrati. E ecco, quello che vi dico da soli, perché non adesso il percorso di studio di viticoltura dell'Italia è un po', diciamo, tra virgolette, anomalo rispetto a quello in altri paesi, in Inghilterra per esempio, forse anche in Francia, non lo so. Cioè è molto centrato, è poco centrato sulle scienze, però l'archeologia è una disciplina che ha a che fare con la terra. Quindi cercate anche per conto vostro di approfondire le conoscenze scientifiche, cioè conoscenze di geologia, non solo anche di scienze naturali, insomma, questo è molto importante. E comunque quello che voglio dire è che anche se io mi lamento sempre, poi io ho smesso di fare l'archeologa perché poi a un certo punto mi è mancata la benzina, però se dovessi tornare indietro lo rifarei, e sono stati gli anni più belli, credo, fra i vent'anni, ero anche molto più giovane, però anni bellissimi. Ci sono le maestre che hanno una loro metodologia, diciamo, per
parla di insegnare la storia agli studenti, per cui non è sempre nelle loro corde magari organizzare attività pratiche. Io credo anzi che il museo possa essere un luogo proprio dove poter fare delle attività, avere più pratiche come dici tu. Molti musei, la maggior parte dei musei ha di solito un servizio educativo che cura questi aspetti. Poi non so se tu ti puoi riferire a delle attività particolari o a modi sempre nuovi da implementare, insomma, per fare. Sì, insomma, però insomma, questo si fa di solito facendo dei programmi ben definiti, insomma, magari con laboratori che, per cui le classi vengono più volte magari al museo, fanno dei percorsi ogni volta diversi che ogni volta riescono ad aggiungere qualcosa di più, insomma, alla loro conoscenza. È un percorso lungo che si fa e ci vuole del tempo, sia per soprattutto per lo studente, per i bambini, per l'alunno, per avere questo come dicevo, questa idea della storia. E, non so, secondo me il museo è un luogo basato, come un parco archeologico che fa questo tipo di attività. Non so se tu, perché sei giovanissimo, hai esperienza, però magari se, come diceva il direttore Pascale, se vuoi praticare fare lo stage, l'ho fatto io poco da poco, l'ho finito, mi è rimasto molto utile anche per capire cosa si fa, magari cosa si potrebbe fare, anche tu potresti vedere, renderti conto proprio materialmente di com'è la situazione e proporre delle attività che ti vengono in mente. Ecco, non so se può essere uno stimolo che. Scusate, sì, certo. In un momento di crisi per l'archeologia, perché l'abbiamo avuta tutti e solo grazie alla nostra testardaggine, io ho insegnato perché avevo un dottorato senza borsa, avevo varie attività precarie, ho fatto la supplente per 4 anni insegnando in vari tipi di scuole. Allora, purtroppo a scuola, cioè, per insegnare l'archeologia, devi andare al museo, l'insegnante non ha. Cioè, io ero un'archeologa e ho insegnato storia alla mia maniera, ma poi voglio dire, quello che ti impongono nella scuola, i programmi, le attività sono blindate. Non cioè adesso stanno cercando di rivoluzionare la storia, infatti la scuola, infatti vediamo che cosa sta succedendo. Ma a scuola sono blindati, facciamo archeologia dove ci sono i reperti, dove ci sono le attività, quindi nei musei. Quando facevo i servizi educativi in Veneto, evitavamo sempre di andare a scuola a fare le lezioni, è la scuola e sono gli studenti che devono andare nel museo. Scusate, io penso che quello che manca alla scuola è la partecipazione nell'insegnamento della storia. La storia è qualcosa che ci riguarda, non è, cioè, è storia di altri, ma è storia di altri che sono come noi e che vivevano come noi, si trovavano in situazioni diverse, in tempi diversi, in aree geografiche diverse, ma erano persone. Questo spesso manca alla scuola. Quindi non è questione di programmi, è questione di modalità. Una volta esisteva, non so se c'è ancora, un manuale di storia per le scuole superiori che era curato tra gli altri da Manacor, da Iacucci, che aveva delle schede di archeologia che raccontavano la storia come storia di persone come noi e la raccontavano anche attraverso le testimonianze della materia. Per cui una storia che è sì storia raccontata, è sì storia conosciuta, ma è anche storia nuova che possiamo fare propria, che possiamo fare nostra, che possiamo sentire nostra e condividere. E è questo, secondo me, che oggi manca un po' alla scuola. Il manuale su cui è scritto anche milanese, no? Sì, ricordo che lo scrivevano nella pubblicità in ospedale. Sì, è un manuale che conserva ancora di una copia, non mai questa lontana nessuna scuola, nessuna scuola. Le parole sono pietre, pietre non possono essere sostituite dalle parole, quindi è necessario che l'archeologia sia più presente anche nella didattica. Siamo veramente arrivati a un orario scandaloso. Ed è meraviglioso. Almeno c'è forse ancora qualcuno che voleva fare una domanda. Era solo un piccolo aneddoto. Il centro storico del Finale l'anno scorso aveva organizzato
con la scuola locale e quella di Pietralicole, dalle due terze, un modo di raccontare la storia di Finale. E sono andati nelle scuole e hanno raccontato cosa è successo a Finale. Quindi la storia partendo dal Medioevo, perché prima risultava complicato. E mi ricorderò sempre che questi ragazzi poi sono voluti venire alle rievocazioni, si sono fatti accompagnare dalle maestre, ci hanno chiamato per chiederci ma era così veramente o c'era qualche altra sfumatura che non ci avete raccontato. Sono fermati dei giorni in più addirittura per ascoltarci. E alla sera del Gran Galà un ospite che non è del centro storico ha alzato la mano mentre i bambini venivano presentati e ha chiesto: ma cosa voi ne sapete del bombardamento? Cosa potete raccontarci del bombardamento del Castel Govone? E mi ricordo un bambino, uno dei più piccoli,